Però Sono scusa, Antonio, fammi capire, ma i prefetti collegati quanti sono? tre, c'è il prefetto di Napoli, il prefetto Valentini, il prefetto Valentini, di Pavia, il prefetto Scialla e prefetto poi Scella. tra un po' interverrà il prefetto di Belluno, Sì, che penso si colleghi quindi dal cellulare perché questa manca diciamo da. dottoressa Cogode. Sì, Cogote, ma dal programma iniziale manca la prefetto Laura Sì, Lega. come ti dicevo, mi ha chiamato ieri Ah, dicendo che aveva l'impegno su Firenze e quindi l'impegno, certo, non giustamente. poteva intervenire. Immagino cose più importanti. Sì, no, ma purtroppo aveva questa cosa. Lei, devo dire, è sempre molto. Tra l'altro, lei è anche presidente dell'Associazione dei Funzionari di Prefettura, l'ANFACI, Sì. che tradizionalmente si è sempre, diciamo, fatto più del sindacato negli anni, cultura dell'amministrazione, diciamo, oltre che avere una funzione, no, di spinta sindacale. E quindi spessissimo Senti, lavoriamo ascolta, insieme. allora facciamo parlare prima De Luca, così va No, via. prima interviene il prefetto, Sì, il no, lo professor so, Di Roli, sì, Di poi Roli, dopo, sì. sì, poi dopo Perché il dice che alle 16:20 presidente. deve andare via. Esatto, sì, ma Quindi. infatti gli ho mandato, ho già parlato con il dottor Russo, che gentilmente mi ha Posso comandato. rassicurare i colleghi, io in un quarto d'ora ho terminato. No, ma non importa, ma pure di Non più, vi ma si immagina. infliggo, non vi infliggo lunghi discorsi. Non lo meritate, almeno per quello che so io. Di chi ti conosce, almeno dall'ultima uscita al ministero, devo dirti che qualcuno ha detto: ma perché ha finito così presto? Ho detto: No, vabbè, però no, se voi lo provocate, Maurizio continua. Ho detto, no. altrimenti. È impossibile, sapete perché? Proprio per le ragioni che avete considerato. Sono, sapete, esule, non latitante, esule dall'Italia da quasi 40 anni. Ho subito imparato nel mondo anglosassone che 16 vuol dire 16, le 10 vuol dire le 10, non le 10:40, le 16:30. Quindi è un punto di onore professionale, orgoglio. La differenza di quando sono passato dal Corriere della Repubblica è che gli orari delle riunioni al Corriere erano ore 11:00 a Repubblica, 11, sì, vabbè, Vabbè. 11 e un quarto, 11 e 8 minuti, perché da Secondo Roma a me, Milano, Rizzo, sì, il problema è Roma. lo so, è contagiosa, è contagiosa, è contagiosa. Ma sa che adesso. Penso di non rivelare nulla, raccontando che Milena Gabanelli non è venuta a Repubblica ed ha preferito il Corriere perché non ce la faceva più essere a Roma. Ah. Perché mi ha detto: guarda, io non ce la faccio più. È una città talmente che poi ti acchiappa e non ne scappi più. Non ne scappi più perché ormai i comportamenti sono talmente omogenizzati a un certo andazzo che non c'è niente da fare. Sì. Purtroppo è così. Roma è una città che, pur con, per carità, è una più bella, una delle più belle città del mondo, forse la più bella, per carità, ma il punto vero è che c'è una tale intersezione tra la politica, gli affari, anche fisica, tant'è che io ho sempre sostenuto che la più grande riforma che bisognava fare in questa città era di spostare tutta la politica all'euro, tutta, portarla tutta via, concentrare in un Dove posto. chiede quali luoghi candideresti? No, all'euro, all'euro. Fai una All'euro. specie di. Sì, fai la défense, la défense italiana, la fai lì, fai un grande concorso di idee fra tutti i più grandi architetti del mondo, vedrai, ci sarebbe una cosa magnifica. Per costruire il nuovo Parlamento, immagino la nuova presidenza del Consiglio, cioè, e liberi la città la consegni a quella, alle sue vocazioni, no? Che poi sono vocazioni, se vuoi, sempre più turistiche, quindi i palazzi che liberi li fai diventare, dei musei magnifici, delle cose magnifiche, e quindi, potresti fare un lavoro incredibile a Roma, potresti. Solo che, vedi, la mancanza di idee è micidiale. Mancanza di idee, di Volevo cogliere coraggio. l'occasione, scusate, per salutare la dottoressa Lalli,
Buonasera, sì, infatti Buonasera. io per il Macchina, come momento, vedo. sì, ma prima o poi mi fermo, quindi adesso vi sto seguendo di qua finché non entriamo poi nell'esivo. Sì. Anche perché siamo per, già online, per il nostro ruolo diventa, come dire, delicato vederla guidare e parlare, capisci? Insomma, no, non ci preoccupi perché dove tanto fosse no. una delle 501.000 multe che dovessimo portare. Non ci preoccupi perché tanto c'ho l'impianto, quindi No, non no, scherzavo, devo. Sì. scherzavo. Anzi, grazie per la sua partecipazione. Mi diceva Lucia Grazie che voi sareste pronti, diciamo, dalle 16.45 in poi, se ho capito bene, no? Sì, in realtà si è cambiato 200 volte nel Ok, corso della vabbè. giornata, quindi adesso vediamo un Vabbè. attimo come riusciamo a stare. Ecco, voi Grazie tenete comunque. tutti conto, tutti i relatori e i prefetti, che ricordo siamo in diretta su Facebook, quindi adesso oltre ai colleghi e a tutte le persone, abbiamo inviato un link di questo webinar anche sui cellulari, proprio perché Zoom ha qualche restrizione sulle reti ministeriali. E siamo in collegamento anche in diretta su Facebook, e quindi lì non possiamo sapere chi ci sta osservando, quindi vi chiedo di considerare questo elemento nei vostri interventi prima che parta il... Se no Beh, finiamo tutti su Striscia, insomma, immagino, da qualche altra parte. sai, hanno talmente tanto materiale quelli di Striscia in questo periodo che credo che insomma, No, no, ti noi siamo, capisco, ecco. però no, vabbè, me lo dico. Non so, ditemi voi, Maurizio, quando vuoi, per quanto mi riguarda, possiamo anche, se siete tutti pronti, io mi limito, cioè lascio la parola a Sergio, io farò una Sì, va bene, dai. brevissima introduzione, insomma. Io sono pronto, Vai. più o meno. Saluto anche il dottor della Confindustria, che vedo adesso, Buongiorno a l'avvocato. tutti, sono Eccoci, apparso, eccoci. perdonatemi, mi ero su un'altra di questi fantastici collegamenti, quindi gestire due era impossibile, prima di collegarmi non potevo fare finora. Dottore, ma lei riesce a restare collegato con noi o come mi Sì, diceva Lucia, poi, ecco, quindi ho assiste, chiuso l'altro diciamo. collegamento e quindi sono con voi fino alla fine. Va bene, Quindi va bene. volendo può anche intervenire, attenzione, perché mi pare che queste piattaforme, questo modo di discutere preveda anche delle possibilità poi di intervento non previsti magari, no? Però che magari danno un contributo alla discussione. Sì, non so come avete organizzato, se Vabbè, seguite ma la insomma, scaletta, molto, se molto, molto libero, sì, guarda, molto libero. la cosa migliore. Molto libero. Io direi di cominciare, no, Antonio? Va bene, Sergio, ok. Allora, io non posso che ringraziare tutti di nuovo, non solo per, diciamo, essere presenti oggi in questo incontro, che per noi, voglio solo ricordarlo a chi non ha in precedenza avuto modo di vederci. Noi abbiamo immaginato, come organizzazione sindacale, nel momento in cui c'è stata la pandemia, e quindi abbiamo in qualche modo scoperto questo nuovo modo di lavorare, perché per noi questo è un modo di lavorare. Anche abbiamo sperimentato una cosa molto positiva che continueremo a settembre, anche di fare formazione, cioè un modo per essere molto più efficaci, perché vi dico, molto francamente, questo risolve uno dei problemi che nelle nostre assemblee avevamo sempre, e cioè che tutti volessero parlare contemporaneamente. Così c'è poco da fare, uno parla, gli altri ascoltano. Peraltro ha un ulteriore vantaggio questa cosa che noi raccontiamo sempre, rimane tutto registrato. Quindi queste cose vediamo che servono sempre a orientare bene la discussione. Perché noi abbiamo visto, e vengo subito al tema, ci siamo resi conto a un certo punto come carriera di essere investiti di una serie di competenze che andavano progressivamente in emergenza ad accrescere le funzioni, direi anche il ruolo. E allora ci siamo interrogati, diciamo dopo circa un mese dall'avvio di queste iniziative, di entro che limiti i prefetti potessero avere ruolo, per esempio, per operare in tema di riattivazione delle aziende. E guardate, questo lo diciamo, non ci siamo sempre ben guardati da lamentarsi dal fatto che avessimo già da tempo nelle prefetture, in tante prefetture, ci sono prefetture che hanno storicamente più del 70% delle carenze. Quindi immaginate la notte in cui all'improvviso i codici Ateco sono cambiati, come quella notte, in una situazione in cui peraltro c'era
indicazione di assicurare lo smart working diffuso, lo dico senza nessuna volontà di autocelebrazione. Del resto questo nostro modo di operare ha dato proprio questo significato. Qui non ci sono prefetti che si parlano addosso in maniera autoreferenziale, ma ci sono nel tempo, in questi quattro webinar, ci sono stati con voi relatori di rilievo, i quali hanno loro parlato, e i nostri prefetti, sempre diversi, anche per dare l'impressione, con tutto il rispetto dei prefetti delle grandi sedi, che sui territori, nelle piccole, tra virgolette, sedi, dove però casomai ci sono economie forti che richiedono delle importanti risposte, è determinante la presenza di questo Stato che fa rete. E quindi ci siamo posti questo interrogativo, e devo dire che al primo incontro, ecco perché parlavo di cultura dell'amministrazione, cioè cosa ne pensava il presidente di Confindustria di quello che stava succedendo? Cosa ne pensava il procuratore nazionale antimafia? Cosa ne pensava il vicepresidente dell'ABI? Quindi siamo andati senza rete, cioè avremmo potuto tranquillamente ascoltare qualcuno che nel pieno dell'emergenza ci dicesse: guardate, state fallendo, non siete in grado di gestire una situazione di questo tipo. E invece abbiamo visto che tutti in qualche modo hanno dato atto, al di là di quelle che sono le funzioni, le competenze storiche, di questa necessità di trovare un punto di collegamento, un punto di rete sul territorio che potesse essenzialmente avvicinare questi tre poli, cioè il sistema degli enti locali, il sistema istituzionale statale, unitamente evidentemente a tutte le articolazioni dello Stato, e il mondo delle aziende. Saluto il presidente De Luca, che vedo e ringrazio per essere qui con noi. E quindi abbiamo fatto questo secondo incontro nel quale ci siamo posti il tema del coordinamento, cioè ci siamo posti questo tema fumoso per alcuni: che significa coordinare? Ci sono delle leve effettive? Si confonde con la sovraordinazione? Parliamo di gerarchia, cioè chi è che deve decidere quando c'è qualcosa da mettere a posto? Questo è il tema che abbiamo posto, al di fuori di qualsiasi logica, diciamo, sia, ripeto, autoreferenziale, ma nell'interesse della gente. Io uso questo termine, no? Che sembra, e lo dico con un certo orgoglio, perché insomma tutti noi abbiamo giurato sulla Costituzione e abbiamo come punto di riferimento la nazione. Questo è un tema che per noi è molto importante. Ecco, la fine per noi di questo ciclo era interrogarsi su questo tema: che rapporto c'è a questo punto tra la prevenzione e la sicurezza, ancor più in un momento in cui il Covid ha scombussolato tante logiche, tanti sistemi. E qui chiudo. Noi abbiamo sempre immaginato che la sicurezza non fosse solo ed esclusivamente un tema securitario, scusate questa espressione, ma fosse un tema che porta sul tavolo dei prefetti, che lavorano insieme ai sindaci da sempre, che lavorano insieme ai presidenti di regione da sempre, temi che prima nascono nel sociale e poi vanno a finire nella sicurezza. Cioè non è che nascono solo ed esclusivamente, quindi connetto anche al tema delle mafie, delle infiltrazioni criminali. Oggi quanto pesa interrogarsi sull'aumento dei prezzi che tutti stiamo vedendo e che probabilmente a settembre, dopo l'estate, dopo il sole, dopo riflessioni, potrebbero portare a delle tensioni? Quali sono gli effetti del rapporto con le aziende? È tema che deve essere in qualche modo oggetto di un'analisi preventiva, o invece i temi vanno sempre inseguiti? Ecco, questo era in qualche modo la provocazione, la riflessione, il ragionamento prima del periodo di settembre. Qua tutti dicono settembre succederà, vediamo voci improvvise. No, io vivo in Emilia Romagna e sento dire, quando banalmente vado in spiaggia, qui ci sono alberghi che non riaprono, altri che hanno aperto, in cui c'è qualcuno che ha pagato 2 milioni di euro, di cui 1 milione a nero. Mi chiedo quel 1 milione di euro a nero chi gliel'abbia dato, e chi nel frattempo un milione lo deve vedere. Mi chiedo se qualcuno si pone il problema del perché tra tre bar o tre alberghi uno apre e uno chiude. Vogliamo vedere perché questo succede? Dobbiamo star fermi? È compito nostro? Ne dobbiamo riflettere? Ecco, questo è il tema che volevamo porre un po' a base della discussione, e capire in questo contesto quali sono gli attori che si devono parlare fra di loro e con quali leve. Questo vi chiedo senza nessun riferimento al fatto che gli osservatori sono prevalentemente funzionari di prefettura. Noi veramente vogliamo fare cultura dell'amministrazione, vogliamo capire, o vorremmo capire, come si può, anche per portare le nostre istanze all'amministrazione. Cioè, se io ho bisogno domani come sindacato
di collaborare con un'amministrazione per produrre dei risultati, anche questa secondo me è una visione un po' diversa dell'attività sindacale, non solo sempre dire no, cioè qualche volta diremo no, ci opporremo anticipatamente, chiederemo anche i soldi, questo va bene, ma io vorrei capire quali sono le funzioni sulle quali noi dobbiamo orientare le missioni delle prefetture in unione con gli enti locali, con le regioni e proiettati all'economia, al mondo produttivo che fa e che non deve avere spesso limiti che possano poi consentire ad altri di inserirsi. Ecco, questo era il tema che volevamo proporvi. Vi ringrazio ancora e lascio subito la parola al Sergio Rizzo, che penso introdurrà poi il professor Viroli. Sì, diciamo che il professor Viroli ha il compito importante di definire la cornice di questa discussione, per cui io lascio la parola a lui e dopo quello che avrà detto magari avremo degli stimoli per porre delle domande prima di tutti al Presidente De Luca, perché so che poi alle 16:20 ci deve lasciare. Prego, Dottor Viroli. Grazie, io sono così di un onore questo invito che ho ricevuto dal Viceprefetto Giannelli, invito a partecipare a questo seminario, ma il viceprefetto mi è testimone che io ho fatto subito presente di non avere alcuna competenza diretta né esperienza in materia di sicurezza e di prevenzione. Sono uno studioso, ammesso che lo sia, di storia del pensiero politico, per cui l'ho preavvisato che avrei offerto soltanto non un'introduzione, ma qualche considerazione di natura preliminare, tratte appunto poi dalla storia. Vi devo confessare però che sono convinto che si debba imparare dalla storia, che si impari soprattutto dalla storia. Ora, il primo insegnamento che ci offrono i classici del pensiero politico è che veri stati sono soltanto quelli che sanno superare le emergenze. Su questo il consenso è generale. Veri stati sono soltanto quelli che sanno superare le emergenze. E quando gli studiosi di politica parlano di emergenze, si riferiscono alle calamità naturali, terremoti, alluvioni, alle guerre civili. Noi possiamo aggiungere il terrorismo, che a volte ha caratteri di guerra civile, a volte i caratteri di un attacco esterno. Si riferiscono gli storici alle carestie, si riferiscono alle pandemie che allora si chiamavano soprattutto pestilenze. E questo è il problema che ci tocca più da vicino ed è il problema sul quale mi fermo, sulle pandemie. Ora, gli storici avvertono anche, su questo vorrei attirare l'attenzione dei partecipanti, degli amici, vorrei attirare l'attenzione sul fatto che è saggezza condivisa fra gli storici che le pandemie ritornano, che le pandemie sono un aspetto ricorrente dell'esperienza delle comunità e possono dissolvere gli stati. Ecco, questo è il punto sul quale vorrei dire. Le pandemie possono dissolvere gli stati perché distruggono il fondamento di qualsiasi stato degno di questo nome, non importa la forma di. Ma le pandemie possono dissolvere il fondamento di ogni Stato che si rispetti perché distruggono il governo della legge, distruggono la legalità. Ora c'è un autore recente, il vecchio Tucidide, nella storia della guerra del Peloponneso, quando racconta la peste in Atene del 430, ci lascia questa perla di saggezza. Cito: anche in campi diversi l'epidemia travolse in più punti gli argini della legalità, fino ad allora vigente nella vita cittadina. Si scatenarono dilagando impulsi prima lungamente repressi o controllati. E aggiunge Tucidide che in una situazione di pandemia di lunga durata e seria non c'è più nessun freno, né di pietà divina o regole umane. Non c'è più il rispetto. Ognuno concepisce il timore di dover rendere conto alla giustizia come un fatto di poca importanza. Ma del resto, noi ci ricordiamo, immagino, quelle belle pagine dei Promessi Sposi,
di Manzoni, capitolo 32esimo, quando Manzoni parla dei birboni, che, cioè, i delinquenti, che la peste risparmiava e non atterriva, e non avevano più nessuna paura dell'autorità pubblica, e nel rilassamento di ogni forza pubblica avevano nuove occasioni di attività senza paura di essere colpiti dalla sanzione. Ora, sono testi che non hanno bisogno di commenti, però credo che si possa aggiungere che quando c'è una situazione di pandemia e si diffonde fra i cittadini il sentimento della paura, la paura, lo sappiamo tutti, è la passione politica più potente di tutti, è molto facile che intervengano i demagoghi, i quali additano davanti al popolo terrorizzato i governanti come inetti e incapaci, e quindi da rimuovere e da cambiare. Naturalmente i demagoghi pensano di prendere il loro posto dicendo: sapremmo fare noi di più e meglio. Ora, proprio perché le pandemie non solo hanno questi effetti, ma possono tornare e possono dissolvere la legalità e creare condizioni per crisi istituzionali, chi ha le responsabilità pubbliche deve preparare per tempo le misure adeguate. Questo è il punto fondamentale. Non si deve predisporre le misure quando arrivano le pandemie, ma preparare prima in condizioni, come si suol dire, normali. Se poi non tornano, tanto meglio, benissimo. Però dei due pericoli, essere impreparati e arriva la pandemia, può essere preparati e la pandemia non arriva, è evidente che il pericolo più grave è il primo, cioè essere impreparati e la pandemia ritorna. Ora, chi ha responsabilità pubbliche credo che debba avere soprattutto una preoccupazione, cioè che lo Stato abbia le procedure che permettono decisioni rapide in casi di in situazioni di emergenza, circostanze eccezionali. La rapidità della decisione è la chiave di tutto il sistema. Bisogna che le procedure per affrontare rapidamente le situazioni di emergenza siano definite prima che l'emergenza si presenti e siano nel più rigoroso rispetto della Costituzione. Questi sono i due requisiti. Uno Stato che non ha predisposto le procedure legittime per affrontare le situazioni di emergenza, prima che l'emergenza arrivi, si trova, quando l'emergenza arriva, come nel caso del Covid, abbiamo visto tutti che le emergenze arrivano senza farsi annunciare, si trova di fronte a un'alternativa. È un'alternativa che in entrambi gli aspetti è molto pericolosa. Se uno Stato non ha le procedure legittime pronte prima che arrivi l'emergenza, ci sono solo due possibilità. O tu per decidere rapidamente violi la Costituzione, o tu rispetti la Costituzione e non decidi rapidamente. È un'alternativa disastrosa, quale che sia la scelta. Se tu scegli la prima strada di violare la Costituzione per affrontare l'emergenza, Forse combatti l'emergenza efficacemente, ma qual è il problema? Che crei un precedente pericolosissimo. Nel secondo caso, tu vuoi rispettare alla lettera la Costituzione e non hai le procedure adatte, tu non puoi combattere l'emergenza. Per questo aveva ragione, ed è questa l'ultima citazione che vi infliggo, ma storico, cosa posso fare, il buon vecchio Machiavelli, quale dice: guardate, siamo al discorso sulla prima decada di Tito Livio 1:34, guardate che le repubbliche hanno il modo lento di operare, perché devono, con quel suo bel linguaggio, raccossare insieme molti voleri, istituzioni, gruppi, individui, e quando ci devono affrontare cose, dice lui, che non aspettano tempo, quali appunto le emergenze,
quando devi affrontare situazioni di emergenza, la Repubblica si trova in difficoltà se non ha definito prima quello che Machiavelli dice, definisce i modi straordinari, cioè le procedure in tempi d'eccezione. E conclude: in una Repubblica non vorrebbe mai accadere cosa che con modi straordinari, cioè fuori dalle leggi, si avesse governare. Perché anche se in modo straordinario in quel caso facesse bene, lo esempio fa male, perché si mette un'usanza di rompere gli ordini, cioè gli ordini costituzionali, per bene, ma poi sotto quel colore, cioè quell'apparenza, si possono rompere per male. Saggezza che vi offro, talché conclude il buon Niccolò, mai è stata perfetta una Repubblica se con le leggi sue non ha previsto tutto e ad ogni accidente posto il rimedio e dato il modo di governare. Bene, le procedure per affrontare le condizioni di emergenza debbono, e qui ovviamente, contemplare la possibilità di limitare per periodi di tempo determinati le libertà personali, libertà di movimento, la libertà di riunione, come ha fatto il nostro governo. Ora abbiamo letto tutti le proteste contro le misure restrittive in nome della libertà del liberalismo, ma guardate che tutti, e sottolineo tutti, i più celebrati maestri del pensiero liberale e costituzionale sostengono che è necessario avere procedure costituzionalmente definite che in situazioni di emergenza possono anche limitare la libertà personale. Non vi infliggo ovviamente le citazioni, avevo promesso e mantengo la parola, però dico soltanto questo, che un capo di Stato che ha una certa reputazione come uomo di saldi principi liberali e democratici, Abraham Lincoln, in una situazione di emergenza che si determinò nella guerra civile il 4 luglio del 1861, spiegò al Congresso che era necessario violare alcune leggi per impedire che tutte le leggi crollassero, che la legalità crollasse, come diceva, and the government itself go to pieces. Questa è una saggezza sulla quale vorrei invitare gli amici che hanno responsabilità pubbliche a riflettere, anche i colleghi che partecipano al dibattito pubblico, considerare con attenzione. Cioè, lascio la vostra competenza, parlo soprattutto ai prefetti, lascio la loro competenza valutare se gli strumenti di cui la nostra Repubblica dispone adesso, in particolare lo strumento del decreto legge, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutare se alla luce dell'esperienza del Covid questi strumenti debbano essere o possono essere perfezionati. Ma non mi pare dubbio che la Repubblica debba avere strumenti efficaci per combattere ancora meglio le emergenze che verranno. Devono essere strumenti definiti alla luce della Costituzione e che al tempo stesso permettano le decisioni pratiche. Secondo insegnamento che ci viene dalla storia è che bisogna preparare e tenere in perfetta efficienza, prima che arrivino le emergenze, quello che io ho chiamato le cose, ma intendo dire le risorse umane e materiali che permettono di affrontare eventuali nuove pandemie. Parlo di medici, infermieri, assistenti sociali, ospedali, macchine di terapia intensiva, dispositivi di protezione, mezzi di soccorso. Abbiamo letto molte denunce, molti appelli disperati di medici e di infermieri che lamentavano di non avere i mezzi per salvare i malati. Fossimo stati un po' più saggi, avremmo salvato più vite. Quindi, prima che arrivi la pandemia, prepariamo i mezzi, prepariamo le risorse umane e materiali. Ma c'è anche un'altra lezione che credo dovremmo imparare, cioè il valore della solidarietà degli altri popoli.
Vi confesso che mi ha colpito molto vedere le immagini di medici, di infermieri, di medicinali che arrivavano anche da nazioni più povere della nostra. Ora, prima di tutto mi auguro che quando altri popoli avranno bisogno, anche noi sapremo essere generosi. I governi degni di rispetto tutelano il bene dei cittadini secondo le loro possibilità, aiutano anche gli altri popoli. Da studioso di storia del pensiero politico faccio notare che è importante che gli italiani capiscano che ci hanno aiutato anche altri popoli in questa fase ad affrontare le nostre difficoltà. È importante imparare questo, soprattutto perché stiamo vivendo in un tempo in cui i nazionalismi tendono a dominare la scena mondiale. E uno degli antidoti per impedire la vittoria dei nazionalismi più volgari è proprio che i popoli capiscano che possono ricevere aiuto dagli altri e devono dare aiuto agli altri. L'ultimo consiglio che mi sembra venga dall'esperienza storica si compendia in una sola frase. Ci vogliono le comunità. Sono necessarie le comunità per affrontare le condizioni di emergenza. Detto diversamente, proprio nelle situazioni di emergenza hai bisogno di comunità. Cosa vuol dire comunità? Ci sono dei colleghi sociologi, potranno correggere, ma mi sembra che la concezione più diffusa sia che per comunità si intendono realtà sociali, che sono formate da individui che condividono doveri di solidarietà e non solo interessi. Condividono doveri di solidarietà, memorie, visioni comuni, non solo, insomma, non stanno insieme solo per interessi. Bene, il dovere di solidarietà che tiene insieme le comunità vere è soprattutto il dovere della solidarietà nei confronti dei più deboli, i piccoli, i soli, gli anziani, persone con poca salute, i poveri, gli esclusi. Bene, lo sapete tutti però. Sapete tutti che in tutti i paesi democratici assistiamo da decenni al declino delle comunità. Il mio collega Robert Putnam insegna Harvard, sul libro Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community, che è il 2000, lo dimostra. Le comunità si stanno dissolvendo negli Stati Uniti e anche, il suo primo libro, tra l'altro, era sull'Italia. Cosa si intende per dissoluzione delle comunità? A me è molto semplice. Non abbiamo più partiti, ne abbiamo sindacati molto più deboli, le associazioni culturali sono meno incisive, le associazioni del tempo libero. Ma pensate al vicinato, alla strada, come forma di comunità e luogo di solidarietà. Detto in altre parole, siamo più soli rispetto ai nostri genitori e ai nostri nonni. Forse qualche soldino in più l'abbiamo, ma siamo più soli. Abbiamo meno amici, abbiamo meno compagni di partito, abbiamo meno compagni di sindacato, meno vicini di casa pronti a aiutarci, meno correligionari, perché è diminuito il numero delle persone che va in chiesa o sta nella comunità religiosa. Permetti, sono un light intermittente, non sto caldeggiando niente, ma dando un riferimento dei fatti. Poiché siamo più soli, siamo più fragili e siamo più fragili soprattutto in situazioni di emergenza. Chiudo con una considerazione. Allora, da dove si può cominciare per ricostruire il senso di comunità, ammesso che abbia ragione nell'affermare che senza le comunità è più difficile affrontare l'emergenza? Da dove si inizia? Il tema è molto ampio, ma ne parleremo, immagino, in un'altra occasione. Però suggerisco solo una parola piccola. Dovere. Il concetto, il sentimento di dovere. Le comunità le tiene insieme il dovere. Dovere inteso nel senso vecchio, classico, tutti deridono. È l'obbligo con la propria coscienza e basta. Quando la persona che agisce perché sente che la coscienza gli detta di agire in quella maniera. Non perché ha paura della sanzione della legge o perché si attende un premio.
Ora, questa è l'arma più forte, il senso del dovere. E cito le parole di Martina Benedetti, infermiera all'ospedale di Massa Carrara, dal libro Non siamo pronti, libro che raccomando, titolo eloquente, Non siamo pronti. L'ha scritto con una collega, Anna Vaglia. Dice Martina Benedetti, in quei giorni ho lavorato quasi sempre con mascherine FFP2, non indicate per le manovre invasive che effettuavo. Lo sapevo bene, ma era ciò che mi veniva fornito. Che cosa potevo fare? Rifiutarmi di entrare? Di restare a casa come qualcuno ha fatto? No, non mi sarei sentita in pace con me, con la coscienza. E così varcavo quella, porta, nonostante la paura. Bene, se non avessimo potuto contare su medici, su infermieri, volontari, forze dell'ordine, prefetti, amministratori, con il senso del dovere, quanti morti in più avremmo? E ne avremo, se non ce ne saranno, in futuro? Ora immagino la domanda che vi ponete, siete persone con responsabilità di attività, di scelte. Beh, come si rafforza, come si fa riscoprire il senso del dovere? È difficile, ma non è impossibile. E la risposta è sempre la stessa. Il riconoscimento e l'educazione. Dare un premio il 2 giugno come a riconoscere, onorare gli infermieri, il personale medico, il fatto che si è distinto nell'impegno contro la pandemia il 2 giugno è stato un segnale importante, ma i prefetti possono fare anch'essi. E poi c'è l'educazione. Ma di questo parleremo un'altra volta, perché vedo che l'orologio è minaccioso e segna la fine del mio tempo. Grazie. Ottimo. Grazie, professor Viroli. Il suo intervento ci dà l'opportunità di fare delle domande al presidente De Luca, perché lei ha sollevato il problema del fatto che lo Stato debba preventivamente dotarsi di procedure per affrontare le emergenze, le pandemie. Allora la domanda che io volevo fare al presidente De Luca, che so che è un uomo molto chiaro quando si esprime, è: lo Stato aveva queste procedure, si era dotato di queste procedure? Perché a vedere quello che sta accadendo fra la Presidenza del Consiglio e la Regione Lombardia, insomma, sembra che queste procedure, se ci fossero, magari erano un pochino confuse. Che dice lei, Presidente? Ma diversamente dal senso comune che è circolato in queste settimane, io credo che anche l'equilibrio fra i poteri nel nostro Paese sia tutto sommato abbastanza ben definito. Diciamoci anche con grande chiarezza che non ci sarà mai nessuna configurazione dei poteri paragonabile ad un'operazione matematica. C'è sempre un momento nel governo delle comunità che chiama in causa la responsabilità ed il coraggio di decidere. Non avremo mai tutto chiaro davanti a noi. Questo è il compito della politica, decidere nelle situazioni difficili. Io saluto intanto gli autorevoli partecipanti a questo seminario, vi ringrazio, vi dico qualcosa sulla base della mia esperienza. È importante intanto sollevare il tema della sicurezza, perché questo, di cui non si parla oggi, sarà uno dei temi cruciali delle prossime settimane, dei prossimi mesi in Italia, insieme con quello sanitario e con quello economico. Ma quello della sicurezza, se non altro come riflesso delle due situazioni precedenti, diventerà un tema cruciale e per qualche verso drammatico. Tema della sicurezza. Dopo questa epidemia noi abbiamo tutti i vecchi problemi della sicurezza che si presenteranno esasperati ed aggravati. Questo per dirla molto in sintesi. Si presenteranno aggravati perché abbiamo un'attenzione umana che si è accumulata in queste settimane, perché abbiamo una voglia di riprendersi la vita anche al di là delle regole, perché puoi rispettare alcune regole per 2 mesi, non per anni. Ma soprattutto dobbiamo aspettarci tensioni sociali crescenti in relazione alla crisi economica del nostro paese e ai problemi del lavoro.
e questo rischia di scaricarsi sulle forze dell'ordine, sugli apparati di sicurezza in maniera assolutamente impropria. Cioè il tema sociale, il tema del lavoro, il tema delle povertà è tema che riguarda innanzitutto la politica e le istituzioni, non le forze dell'ordine o gli apparati di sicurezza. Ed è un primo elemento che dovremmo chiarire in maniera assolutamente inequivoca. Quali erano i problemi già preesistenti che avevamo fino a gennaio di quest'anno? Primo, un problema di fondo. In Italia c'è una crisi radicale del principio di autorità. Per essere brutalmente chiari, in Italia l'autorità non esiste più. Noi siamo arrivati al punto che quando un uomo in divisa, una donna in divisa, chiede a un ragazzo che cammina in moto, che va in moto senza casco, o ferma qualcuno per strada, di esibire i documenti, ormai è diventata abitudine rispondere «e perché?». Cioè c'è gente che risponde a forze dell'ordine in questi termini. Perché? Perché vuoi il documento? Siamo di fronte ad una crisi radicale del principio di autorità che è stato sostanzialmente distrutto negli ultimi 15-20 anni con elementi di opportunismo, di lassismo, di buonismo, immaginando che il rispetto delle regole fosse di per sé un elemento, come dire, di autoritarismo o repressivo. Dunque noi avevamo questo dato di fondo, poi avevamo l'emergere di alcuni fenomeni, soprattutto nelle aree urbane, il fenomeno nuovo e delicato e pericolosissimo delle baby gang, avevamo una presenza di extracomunitari, tema delicato e rispetto al quale non abbiamo ancora trovato nel nostro paese una linea condivisa di azione. Io sono fra quelli che ritengono che questo problema abbia due facce che hanno lo stesso valore, la faccia dell'umanità, dei valori umani irrinunciabili, ma anche un'altra faccia che va rivendicata con estrema nettezza, e cioè quella della sicurezza delle nostre famiglie e quindi la necessità di espellere dalla nostra comunità quelli che, quale che sia l'origine, la nazionalità e la razza, vengono in Italia per dare fastidio, per violare le leggi o magari per organizzare, come capita in qualche area del nostro territorio, la prostituzione o lo spaccio di droga o il caporalato, come avviene sul litorale Domizio della regione Campania. Bene, a tutto questo che già avevamo sulle nostre spalle si aggiungerà oggi un elemento di drammatizzazione che sarà legato in larga misura alla crisi sociale che è davanti a noi e che rischia davvero di trasformare tante questioni sociali in problema di ordine pubblico, e questa sarebbe veramente una tragedia per il nostro paese. Allora, io credo che oggi affrontare il problema della sicurezza, al di là di una questione di merito sulla quale mi fermo 10 secondi alla fine, credo che il tema della sicurezza vada affrontato innanzitutto come tema del lavoro e della sostenibilità sociale. Garantisce sicurezza, aumenta la sicurezza, tutto quello che aiuta a far partire l'economia e a creare lavoro. E da questo punto di vista l'Italia è un paese in ginocchio, ma veramente in ginocchio. Noi nel corso di questi anni abbiamo fatto prevalere nel dibattito pubblico un elemento di finta moralizzazione, ma di sostanziale ipocrisia. Io sono fra quelli che sostengono che la moralità la si pratica, non la si predica. In Italia è stata più predicata che praticata e abbiamo creato un groviglio normativo, legislativo, che doveva servire a garantire la legalità e che ha prodotto l'effetto contrario, cioè ha aumentato il prezzo delle tangenti e ha paralizzato il paese, per essere chiari. Vi faccio due esempi su tutti. Abbiamo introdotto nell'ambito della legge Severino la figura di reato e l'abuso in atto d'ufficio, che è un'autentica oscenità dal punto di vista del diritto. Ricordo, per chi non lo sapesse, abbiamo stabilito che un funzionario pubblico che viene condannato in primo grado per abuso in atto d'ufficio
non per reati di terrorismo, di corruzione, di concussione, abuso in atto d'ufficio, riceve automaticamente il dimezzamento dello stipendio e il demansionamento. Voi pensate che in queste condizioni ci sarà un dirigente pubblico o anche un esponente delle forze dell'ordine che prenderà una decisione? Io penso di no. Questo è un monumento all'ipocrisia nazionale. In un paese che ha 150.000 leggi, milioni di norme di attuazione, di regolamenti, è un reato quasi inevitabile. E anziché partire da un principio di fiducia nella pubblica amministrazione, siamo partiti da un principio del sospetto che in democrazia porta ai disastri. Finché non risolveremo questo problema, l'economia italiana non parte. Codice degli appalti. Abbiamo creato un groviglio normativo che dovrebbe servire a garantire la trasparenza. In realtà abbiamo creato un altro mostro che fa del nostro paese un territorio nel quale ogni energia creativa, ogni energia imprenditoriale è maledettamente frustrata, perché per realizzare un'opera, per passare da un progetto alla sua realizzazione, devi trascorrere anni di calvario per avere un parere, un'autorizzazione, per avere magari, per fare l'escavo della sabbia in un porto, 5 anni di attesa prima di avere un parere del Ministero dell'Ambiente e così via. Allora, se noi pensiamo di rilanciare l'economia, cioè di affrontare di petto il tema sociale, cioè di governare quello che sarà il tema decisivo anche per la convivenza civile, noi non faremo neanche un passo in avanti. Aggiungo ovviamente un aggravarsi di problemi legati alla crisi, diffusione dell'usura e tentativi di penetrazione della camorra delle organizzazioni criminali a sostegno del mondo imprenditoriale. Vede, come Regione Campania ci siamo dissanguati per mettere in piedi un piano economico-sociale del valore di 1 miliardo. Abbiamo dato a 130.000 imprese 2.000 euro di contributo. A 60.000 professionisti 1.000 euro di contributi, lo abbiamo fatto in 3 settimane, abbiamo deciso e abbiamo pagato, cioè i soldi sono arrivati sui conti correnti. Abbiamo portato le pensioni al minimo per 230.000 pensionati a 1.000 euro per 2 mesi. Abbiamo dato una mano alle famiglie con ragazzi al di sotto dei 15 anni, cioè abbiamo fatto di tutto per impedire che si diffondesse l'usura, che povera gente anche per 500 euro andasse a rivolgersi a delinquenti. Ma se questo non diventa un movimento di carattere generale e non porta alla creazione di economia e di lavoro, è evidente che noi non reggeremo a settembre-ottobre. Segnalo 2 altre emergenze. Primo, tutta una serie di tributi, di tasse che sono state rinviate, non sono state mica annullate. Quindi noi rischiamo di avere fra settembre, ottobre e novembre un affollarsi di tasse da pagare tutte contemporaneamente. Sarà un momento davvero pesante, drammatico per l'Italia. Così come si stanno determinando problemi drammatici per la chiusura delle attività giudiziarie. I tribunali chiusi significa non soltanto problemi per i professionisti che ci lavorano, ma soprattutto la giustizia civile bloccata significa ricadute pesanti sull'economia, sugli imprenditori. Quindi questi sono 2 nodi che riguardano, come dire, l'Italia post-Covid, giustizia civile paralizzata e tasse che rischiano di arrivare ad un unico imbuto che finiranno per determinare altre tensioni. Allora, se vogliamo parlare di sicurezza seriamente, noi dobbiamo partire da qui. Poi, ovviamente, finisco, dobbiamo affrontare anche senza imbarazzi il tema dell'ordine pubblico in sé, cioè della repressione, che è una parola, come credo il dottor Rizzo mi confermerà perché è più esperto di me nella comunicazione, quasi vietata in Italia. Io non ricordo nessuno che parli di repressione, eppure in un paese democratico è decisivo il tempo di reazione della forza dell'ordine.
ma noi ci perdiamo nel sociologismo, dobbiamo affrontare i grandi problemi del recupero, dell'inserimento. È chiaro che questi sono i problemi di fondo, ma quando io vedo messo in discussione la serenità della mia famiglia, quando torno a casa e devo stare alle 2 di notte sul balcone per aspettare mia figlia che torna a casa e voglio che torni in condizioni di tranquillità, io non ho da aspettare 20 anni il recupero sociale. Io voglio essere garantito qui e subito. Allora, da questo punto di vista, forse sarà bene chiedere al governo iniziative concludenti in termini finanziari per le forze dell'ordine, in termini di organici, in termini di pagamenti degli straordinari, in termini di mezzi pubblici. A volte, per avere le pattuglie in servizio di notte, non abbiamo i soldi neanche per pagare la benzina per le nostre pattuglie. È chiaro come siamo ridotti. Allora diventa davvero ridicolo parlare di sicurezza in queste condizioni. Finisco. In questo momento si sta consumando in Italia un delitto costituzionale. Nella indifferenza generale, mi riferisco alla decisione sulle elezioni regionali. Siamo già in ritardo, ovviamente, perché la scadenza era maggio. Abbiamo avuto l'epidemia, lo stato di emergenza, bene, si rinvia. Bene, in questo momento è aperto tutto in Italia. Abbiamo aperto i mercati, abbiamo aperto le fabbriche, abbiamo aperto gli uffici, stiamo aprendo i campi di calcio, abbiamo aperto le piscine, abbiamo aperto le sale bingo, le sale scommesse, abbiamo aperto tutto. L'unica cosa che è sicura dal punto di vista sanitario, cioè andare a votare, si vota uno per volta per andare in cabina elettorale, viene vietato. Noi avremmo potuto avere questa scadenza l'ultima settimana di luglio e dedicarci poi seriamente alla ripresa economica, ai problemi sociali, all'apertura dell'anno scolastico, che quest'anno sarà una tragedia. Io sento ripetere dal ministro: noi apriamo a settembre. Apriamo che cosa? Apriamo le finestre per prendere aria. Che apriamo? Non abbiamo definito gli organici, non sappiamo come fare il distanziamento. Non abbiamo norme di sicurezza per portare i ragazzi in edifici diversi dalle scuole. Qualcuno si preoccupa del fatto che i presidi devono fare le assicurazioni per portare i ragazzi fuori. Devono garantirsi l'agibilità degli altri edifici, cioè le cose concrete. Ma, come è noto, in Italia l'unica cosa che non appassiona è l'amministrazione per risultati. Quella che prevale nei paesi anglosassoni, noi siamo fermi ancora all'amministrazione per atti. La frase più diffusa in Italia è mettere a posto le carte, cioè pararsi il fondo schiena, non risolvere i problemi assumendosi responsabilità, ma mettere a posto le carte. È evidente che se continueremo ad andare avanti così non andremo molto lontano. Una democrazia è forte non per la quantità di parole che produce, ma per la quantità di decisioni che produce in un contesto di trasparenza della responsabilità. Siano trasparenti le responsabilità, ma si decida, perché se una democrazia produce solo parole, non durerà a lungo. Presidente, un minuto ancora ce lo deve concedere, perché io voglio assolutamente sapere cosa lei pensa degli stati generali dell'economia e del piano Colao. Me lo deve. Credo che per gli stati generali noi avremo finalmente la conclusione del concilio di Nicea, diciamo. Avremo sciolto alla fine di queste 10 giornate il problema dell'arianesimo e della consustanziazione. Ma le pare possibile che con questi chiari di luna noi ci consentiamo il lusso di chiuderci non so dove, no, per una decina di giorni? A fare che? Ma a fare che? Ma modificate il codice degli appalti, cambiate in maniera radicale abuso in alto ufficio, trovate le procedure per fare arrivare i soldi ai soggetti economici, eliminiamo poteri inutili che hanno le soprintendenze, le cose le conosciamo, trasferiamo poteri vicino ai cittadini e soprattutto diamo un premio a chi risolve i problemi, non a chi mette a posto le carte. Per il piano Colao sinceramente non ho avuto modo di leggerlo, ci saranno spunti interessanti,
Ma ovviamente io credo che questi problemi vadano affrontati in non più di 10 persone. Oltre 10 persone diventa un condominio e una riunione di condominio è difficile che proponga un progetto per l'Italia, francamente. Grazie a tutti, vi chiedo scusa, vi lascio, devo pure andare a lavorare, io sono un modesto artigiano della politica. Grazie a lei Presidente, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi, grazie ai prefetti, grazie a voi per il lavoro che fate, anche per il carico di responsabilità che vi assumete. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Buonasera. Bene, adesso... Volevo girare una suggestione al professor Salvatore Vassallo, perché qualche anno fa ho visto un bel film che ogni tanto mi torna in mente e soprattutto mi è tornato in mente in questo periodo, che è La grande scommessa, tradotto in italiano è The Big Short in americano, ed è la storia della grande crisi economico-finanziaria del 2008. A un certo punto c'è Brad Pitt che fa fondamentalmente broker, che dice una cosa importante, dice: ma sai, negli Stati Uniti ogni punto di disoccupazione sono 40.000 morti. E io mi sono fermato a pensare che, pur essendo l'Italia un paese molto diverso dagli Stati Uniti, se applichiamo questa proporzione, dire che ogni punto di disoccupazione in più in Italia sono 8.000 morti. Allora la domanda è, ma siccome abbiamo sentito in questi giorni tante suggestioni a proposito di quello che è successo in Lombardia, cioè che i comuni di Nembro e Alzano Lombardo non sono stati dichiarati zona rossa perché c'era stata una pressione degli imprenditori per non farli chiudere. E il dilemma fra la sanità, la salute e l'economia che si gioca sul numero dei morti, non è anche quello un po' un tema che tira in ballo la sicurezza, professor Vassallo? Eccomi, sì, certo. Intanto grazie per l'invito e per il quesito. Anche per prendere spunto e approfittare delle riflessioni precedenti, ovviamente provando a rispondere alla domanda di Sergio Rizzo, io devo dire che ho anch'io l'impressione che la prossima fase sarà quella veramente difficile, quella la crisi che il paese dovrà affrontare per gli effetti economici del Covid. Perché tanto più se si considera il rischio, diciamo, evocato dal professor Viroli sulla base dell'analisi dei classici, cioè di fenomeni devianti, di assenza di regole oppure dello sfruttamento politico da parte di demagoghi delle pandemie, o quelli evocati anche dal presidente De Luca, dovuti all'assenza di una cultura delle regole che, come lui diceva, negli ultimi anni forse si è approfondita, il modo in cui il paese ha attraversato questa crisi è stato forse direi addirittura esemplare, ma sicuramente molto apprezzabile, perché c'è stata una certa diffusa disciplina e saggezza da parte dei cittadini nell'accettare vincoli alla loro libertà abbastanza pesanti. Anzi, dal mio osservatorio, attraverso l'analisi dei dati di Sarve di questi mesi, abbiamo visto, ma questo è fatto noto, un notevole apprezzamento quasi bipartisan nei confronti delle scelte anche più drastiche di limitazione della libertà, perché comunque finalizzate a difendere le comunità dal rischi della pandemia, no? Quindi abbiamo visto una fase nella quale, nonostante l'impatto molto pesante, soprattutto in alcune zone, dal punto di vista della vita delle persone, della crisi, e nonostante gli effetti, anche questi pesanti, sulla limitazione delle libertà, c'è stata una certa autodisciplina dei cittadini, un largo consenso, forse qualcuno potrebbe pensare addirittura superiore al necessario, nei confronti delle scelte anche più drastiche di limitazione delle libertà individuali, e anche abbiamo visto una crescita addirittura di consensi nei confronti di chi ha avuto la responsabilità di governare
e il paese, sia a livello nazionale che nelle sue varie, diciamo, articolazioni territoriali. E abbiamo anche, secondo me, imparato tante cose, forse non abbastanza dal punto di vista della gestione amministrativa, però sicuramente tutti noi abbiamo imparato, siamo stati costretti ad imparare cose che potrebbero tornare molto utili per il rilancio, a cominciare da quello che noi stiamo facendo, cioè l'uso così intensivo di tecnologie digitali in tanti settori può produrre vantaggi competitivi. Se vengono sfruttati, attenzione, può anche produrre degli svantaggi competitivi se noi non saremo in grado di approfittarne mentre altri paesi lo faranno. Noi, diciamo così, dovremmo essere avvantaggiati perché, essendo stati sottoposti ad uno stress maggiore data l'intensità della crisi sanitaria, dovremmo aver imparato di più in termini di nuovi modi di comunicare o di raccogliere informazioni o di conoscere il paese per governarlo. È chiaro che la parte difficile viene adesso, sarà una parte difficile per chi deve governare, perché non avrà lo stesso credito, diciamo, dovuto affidarsi a qualcuno che può proteggerti in un momento di difficoltà tutto sommato semplice da gestire come quello della crisi sanitaria, soprattutto nelle zone che non sono state drammaticamente colpite dall'impatto del Covid in maniera forte sulla salute e sulla vita delle persone. Ora comincia la parte più difficile: quale sarà l'impatto in termini economici? Non lo sappiamo. Sappiamo che, come diceva anche De Luca, comincerà ad essere molto pesante. Condivido quello che diceva prima il presidente, cioè che inevitabilmente, se l'impatto economico sarà pesante, questo genererà anche problemi di sicurezza più concreti, forse di nuovo un'inversione delle preferenze anche dei cittadini, perché un'altra cosa che noi abbiamo visto guardando i dati dei sondaggi è che la crisi ha prodotto consapevolezza del pericolo, disponibilità a adeguarsi a regole anche molto costrittive, un certo maggiore affidamento nei confronti delle istituzioni pubbliche, anche nei confronti un cambiamento dell'aspettativa verso i leader politici. Quindi sono stati più premiati, non solo in Italia ma altrove, leader politici dalla mano ferma e affidabile, diciamo così, piuttosto che leader di forte temperamento. Ed è cambiata anche un po' la gerarchia delle priorità, quindi c'è molta più attenzione, abbiamo identificato l'opinione pubblica per ovviamente il servizio sanitario, ma in generale la produzione di servizi pubblici, una minore preoccupazione per l'immigrazione o la criminalità in senso stretto. Questo è un fenomeno che probabilmente è destinato a cambiare. Ci ritroveremo di fronte probabilmente in una fase più difficile da questo punto di vista, e in questo, se posso usare solo un minuto per tornare ad un argomento proposto dal viceprefetto Giannelli, potrebbe esserci un ruolo significativo anche dei prefetti, di questo tessuto istituzionale che negli ultimi anni forse ha assunto più spesso un ruolo principalmente cerimoniale, e che invece in una fase di crisi come quella che abbiamo attraversato o come quella che attraverseremo sul piano economico può essere cruciale, soprattutto in presenza di una cosa che ormai è chiara. In passato questa funzione connettiva tra diversi soggetti privati ed istituzionali era garantita dalle strutture di partito, per esempio. Parlo di una regione nella quale abito da qualche decennio, anche se non sono nato qui, ma che anche il viceprefetto Giannelli conosce, cioè l'Emilia-Romagna, un esempio nel quale la funzione connettiva tra soggetti pubblici e privati per rimettere in moto l'economia, per fare in modo che non ci siano troppi contrasti o contraddizioni tra i vari livelli di governo, era garantita dai partiti. Ora questi sono sempre più deboli, quindi la funzione, una funzione tecnica terza come quella che possono svolgere i prefetti, può essere utile.
Ovviamente questo lo dico introducendo un argomento che chi ci ascolta o chi ha organizzato l'incontro potrà sviluppare, anche cambiando un po' il profilo dal punto di vista delle competenze, delle curiosità, dell'attivismo, che ovviamente deve diventare meno cerimoniale e più basato su una conoscenza effettiva del territorio, dei problemi economici, laddove questo può servire per gestire crisi aziendali. Altro conto è promuovere la crescita, che è una cosa molto più complicata, su cui ovviamente è meglio che io non intervenga per varie ragioni di competenza e di tempo. Benissimo, benissimo. Onorevole Morra, adesso chiamo in causa lei, perché quando si parla di sicurezza, qui mi pare che diciamo il problema vero è come si può coniugare in un paese come l'Italia, con tutte le tensioni che stiamo vivendo, la prospettiva di un rilancio e di un paese che sta ovviamente soffrendo, soprattutto nei suoi punti più deboli, penso ai precari, penso ai lavoratori addirittura quotidiani che hanno perduto il lavoro, e diciamo è una prospettiva di ripresa che è del tutto incerta, e quindi con quello che ne può poi conseguire in termini di sicurezza. Lei che è, diciamo, presidente della Commissione parlamentare antimafia, penso che avrà fatto qualche riflessione anche su un altro aspetto importante, che è quello dell'interferenza in questa fase economica, di sofferenza economica della criminalità organizzata. La liquidità che hanno queste organizzazioni può essere un problema molto serio, no? Penso alle aziende in difficoltà che possono essere acquisite, e a quanto la criminalità organizzata possa, diciamo, invadere poi il terreno dell'economia sana. Intanto mi lasci ringraziare tutti coloro che hanno organizzato questo momento di riflessione comune, seppur in collegamento. È sempre importante ragionare anche ascoltando ed imparando da cosiddetti artigiani della politica che hanno una saggezza pluriennale e che, citando il Concilio di Nicea, arianesimo e dottrine consustanzialistiche, dimostrano anche di avere una sapienza teologica non indifferente. Però ecco, io vorrei ritornare a certe considerazioni che sono state fatte innanzitutto dal professor Viroli. In qualche modo leggevo a suo tempo, attraverso le citazioni che di lui faceva, Roberta De Monticelli. Il punto qual è? Come è stato ricordato dal professor Viroli, far politica implica capacità predittiva. La cultura classica greca, utilizzando il mito, aveva distinto nell'epopea di due fratelli, Prometeo ed Epimeteo, due atteggiamenti umani con cui le comunità dovrebbero sempre fare i conti. L'uomo è capace di razionalità, purché studi, purché applichi severamente, innanzitutto a se stesso, autodisciplina. E grazie a questa razionalità può sviluppare appunto capacità predittiva, cioè può capire che cosa possa succedere da qui a 24 ore, da qui a 24 settimane, da qui a 24 mesi. E allora, come si diceva da parte di Viroli, che citava Machiavelli, le repubbliche si dovrebbero distinguere da costruzioni ben diverse, che Polibio magari definiva oclocrazie, perché hanno la capacità di stabilire a priori in quali modalità poter affrontare situazioni emergenziali che non sono mai e poi mai da escludersi. Ma questo è figlio di una preparazione che nel tempo impegna le comunità, le società, per decenni, investendo in istruzione, cultura e ricerca, investendo in, qua cito il presidente De Luca, in una responsabilità non più dell'atto, bensì del risultato. L'atto è funzionale al conseguimento del risultato. E lei, dottor Rizzo, sa meglio di me che questo paese da 50 anni forse combatte contro tutte quelle derive
Per cui tutti coloro che acquisiscono nelle pubbliche amministrazioni responsabilità dirigenziali a fine anno al 99% ottengono il premio di produttività, senza che nulla cambi, con governi differenti, con governi che a parole risulterebbero essere, diciamo, al 100%. Divergenti. Vabbè, io ho voluto lasciare uno spazio alla speranza. E allora qui io vorrei far capire questo: il nostro paese ha da affrontare, e mi rivolgo soprattutto a quegli uomini dello Stato che silenziosamente si impegnano affinché nel quotidiano l'operatore economico possa non essere avvicinato da chi fa usura, il piccolo commerciante possa trovare una transazione amicale con il proprietario dell'immobile presso cui ha allocato il, appunto, locale commerciale in cui esercita la sua attività. Queste persone dovranno essere aiutate a rendere lo Stato capace di quell'atteggiamento che ispira fiducia e che permette allo Stato stesso di farsi sentire come una istituzione capace di ingenerare sicurezza, perché è autorevole oltre che dotata d'autorità. E qua però io vorrei anche far una postilla ad alcune considerazioni proposte dal presidente De Luca. Il presidente De Luca ha ricordato come questo paese da più decenni stia poco alla volta, progressivamente, perdendo il rispetto dell'autorità. Ma questo può avvenire perché troppe volte l'autorità, e questa è un'autocritica che rivolgo a me in quanto partecipe del potere legislativo, l'autorità non fa esattamente quello che il popolo in alcune occasioni nel momento elettorale chiede agli stessi suoi rappresentanti di fare. Per farle un esempio, il presidente De Luca ha citato il caso, se vuole paradossale, se vuole eccessivo, dell'abuso in atti d'ufficio. Benissimo, per questa fattispecie di reato bisognerebbe ricorrere ad uno studio di statistica giudiziaria. Quanti sono i contenziosi che si sviluppano per? Quali sono le condanne definitive che effettivamente si ottengono a fronte di capi di imputazione siffatto? Sappiamo tutti che in certi ambiti della pubblica amministrazione è facilissimo incorrere in una ipotesi di reato siffatta, ma questo Parlamento e quello precedente e quelli precedenti ancora forse dovevano, per esempio, affrontare la questione del conflitto di interessi in maniera più radicale, più seria, più, mi lasci dire, draconiana di quanto non si sia fatto. Io provengo da una regione, relativamente alla sicurezza, e sicurezza anche sicurezza sanitaria, la Calabria è la regione in cui vivo e in cui sono stato eletto, in cui tranquillamente alcuni presunti proprietari di RSA, o meglio di società che gestiscono le residenze sanitarie per anziani, e noi sappiamo che l'emergenza Covid si è manifestata soprattutto in queste realtà. Benissimo, in questa mia regione ci sono consiglieri regionali che sono stati al centro di vicende su cui sta lavorando la magistratura, che hanno ritenuto di poter superare il conflitto di interesse che li vedeva soci di società che gestivano RSA, società che avevano accreditamenti da parte della Regione Calabria, di cui erano consiglieri regionali, semplicemente perché avevano ceduto le quote di proprietà alla moglie. Allora, come lei capisce, questo sa di sarcasmo, non sa più neanche di ironia o di comicità. Qua è sarcasmo, ci vogliamo prendere in giro. Allora
so che sarà una notizia, sono non al 100%, ma al 1000% d'accordo con il presidente De Luca, quando sosteneva che questo è un paese che molto spesso predica una finta moralizzazione, ma promuove una autentica ipocrisia. Noi qua dovremmo essere molto molto più seri, anche in termini di, per esempio, sicurezza economica, di redistribuzione di risorse. Faccio riferimento al professor Viroli. Nella nostra Costituzione sono fondamentali i primissimi articoli, e proprio nel secondo articolo, nel secondo comma, si ricorda di inderogabili doveri di solidarietà, che sia politica, che sia sociale, che sia economica. Questo è importante, ma se vuole è secondario. Ed è appunto la solidarietà quella che costruisce il senso d'appartenenza, che rende lo stare insieme uno stare insieme segnato dall'affratellamento comunitario. Se vuole, tutto questo mi ricorda anche una famosa frase di Aldo Moro, secondo cui questo paese avrà a salvarsi solo e soltanto se tornerà a rifiorire una vera cultura dei doveri civili. Il cittadino, prima ancora di chiedere che cosa sia suo diritto, deve anche ricordare a se stesso, oltre che all'istituzione, che cosa sia suo proprio dovere. E allora, io vorrei tanto che, per esempio, i prefetti, cui compete anche questo, affrontassero l'emergenza usura. Ma io so anche che l'emergenza usura va affrontata innanzitutto da chi istituzionalmente è preposto a derogare credito sul territorio, e sono gli istituti di credito che debbono intervenire in un certo modo. E gli istituti di credito, nel corso di questi ultimi decenni in Italia, sono stati responsabili di macelleria sociale in misura enorme, venendo poi spessissimo, anche e soprattutto per volontà della politica, aiutati anche in occasioni in cui dovevano essere puniti. E poi io non posso chiedere allo Stato di dover subentrare per riparare ai danni fatti dai membri del consiglio d'amministrazione, che decide a chi erogare e a chi non erogare. E allora, volendo essere sintetici, io ho paura che nei prossimi mesi si possa registrare una tensione sociale, non in maniera uniforme, ma a macchia di leopardo, che sia chiaro, con alcune punte particolarmente critiche in zone già attualmente penalizzate, perché questo formidabile rallentamento delle attività produttive ha investito tutti i settori dell'economia, ma anche, per esempio, annichilito la cosiddetta economia al nero. Ora, questo sarà la possibilità, sarà una sfida per le classi rappresentative dei corpi elettorali, per le classi cosiddette dirigenti, per chi governa, per chi è chiamato a decidere, sarà la possibilità di ricostruire un'Italia su basi diverse. A me piace pensare non alla ripartenza, ma ad una ricostruzione in cui si metta immediatamente in sicurezza il paese. Noi non possiamo avere zone del paese con redditi pro capite registrati dall'Istat bassissimi e consumi, soprattutto di alcuni beni di lusso o voluttuari, particolarmente esasperati. Noi dobbiamo essere capaci di promuovere giustizia sociale combattendo quell'ipocrisia che connota tante parti del nostro paese. Io ricordo
un post di un mio collega, di un senatore, va bene, laziale del Movimento 5 Stelle, che ironizzava magari in maniera non perfettamente intelligibile, quindi oggetto di aspra critica, nei confronti di alcune categorie professionali che, a prescindere dal reddito, avevano immediatamente fatto richiesta del bonus dei 600 euro famoso. Io vorrei, ecco, insieme a tutti quanti voi, poter costruire un paese diverso in cui non si debba più periodicamente tornare sull'emergenza evasione fiscale, emersione del nero, rientro di capitali esportati precedentemente all'estero e via dicendo. Anche semplicemente nel mese di marzo, se non ricordo male, dati forniti da Banca Italia, noi abbiamo registrato un afflusso all'estero di capitali italiani per decine di miliardi di euro. Mi domando chi sia il proprietario di questi capitali che sono stati trasferiti altrove, anche perché non voglio essere classista, ma dubito che i cosiddetti lavoratori dipendenti abbiano la capacità di generare riserve, risparmi così rilevanti da portarli anche all'estero e magari in qualche paradiso fiscale. E allora un paese che voglia costruire sicurezza e con essa dunque far giustizia deve essere un paese in cui, grazie alla trasparenza, si possa intervenire. E mi lasci anche dire, e poi vi devo anche io lasciare, anche io sono un modestissimo artigiano della politica, questo è un paese che ha più di 150.000 leggi, ma sosteneva un certo Tacito che la Repubblica è corruttissima allorquando ha leggi in abbondanza, per non dire infinite, e noi continuiamo a normare su aspetti anche minimali al fine di alimentare una mala bestia che un certo Sturzo aveva ben individuato, perché non abbiamo un sentire comune, e qua mi riferisco nuovamente a Viroli, costruito su identità, su percorsi emotivamente anche condivisi, che ci facessero sentire tutti compartecipi della stessa nazione, dello stesso destino e io dico anche dello stesso futuro. Che sia chiaro, il mio non vuole essere un messaggio negativo, un messaggio pessimista, ma si deve partire dall'esatta ricognizione dei problemi. Le mafie, e in particolar modo l'andrangheta, hanno la capacità di riversare immediatamente sull'economia legale capitali immensi. E allora, per esempio, perché il prefetto o comunque il procuratore, il sostituto procuratore, deve partire dalla denuncia del singolo cittadino che magari va sotto scopa dell'usuraio per poche migliaia di euro, quando magari basterebbe cambiare noi la normativa bancaria per costringere gli istituti di credito con misure molto più pesanti a livello sanzionatorio di quanto non sia adesso relativamente alla segnalazione di operazioni finanziarie sospette. Se io noto che qualcuno preleva tanta liquidità, immediatamente segnalo. Male non fare, paura non avere. Questo credo debba essere il principio ispiratore di tante politiche pubbliche. Vi ringrazio di nuovo e chiedo scusa, ma anche io vi debbo lasciare perché ho altre riunioni e tocca lavorare. Vi chiedo di nuovo scusa. Grazie mille. Grazie a tutti quanti voi. Benissimo, benissimo. Allora, adesso abbiamo ancora un po' di tempo, no? Direi, perché diciamo, la chiusura del collegamento è prevista alle 17.30, ma non so se possiamo sforare un pochino. Comunque, adesso sì, nessun problema. Diciamo che facciamo parlare i servitori dello Stato di cui ci ha parlato Nicola Morra. E vorrei cominciare dalla prefetto di Pavia, perché Rosalba Scialla, perché
Pavia è una delle zone, Lombardia è stata una delle zone che ha vissuto più da vicino questo dramma del coronavirus, ed è forse lì che si può capire più precisamente qual è il nesso tra la sicurezza e la tutela della salute. Prego, prefetto. Sì, mi sentite? Sì, certo. Buonasera a tutti, ringrazio per questo invito. La discussione finora portata avanti è molto interessante. Vorrei semplicemente fare un'osservazione per agganciarmi a quanto ha detto il professor Venturi, credo. Dunque, è vero, ahimè, che il prefetto spesso è una figura istituzionale che viene associata a cerimonie, a formalismi, espressioni dello Stato. Purtroppo così non è. Questa forse pandemia l'ha messo ancora più in evidenza. Non so se mi sentite bene. Sì. La sentiamo, ma non la vediamo però purtroppo. Vediamo. Si può fare? Cercherò di... No, c'è... Guardi, dovrebbe... Io sono tra i fortunati che la vede, veramente. Ecco. Adesso anche in doppia. Ah, benissimo, grazie. Bene, grazie. Bene. No, adesso la vedo. Vedi, anche io la vedo. Sì, noi siamo, come sapete, espressione del Ministero dell'Interno. Ministero dell'Interno. Dottoressa, mi perdoni, temo che lei abbia aperto due volte il collegamento, per cui fa risonanza, rimbomba la voce. Sì. Chiudiamo le due. Riesci a chiuderlo tu dalla regia? Ci provo, provo a eliminarne una, altrimenti devo poi rimandarle il link, però se poi... Un attimo, eh? Un attimo solo. L'audio disattivato, bisogna attivare l'audio. Può riprovare? Salva, prova ancora. Va bene, adesso. Vai adesso, adesso va bene, sì, adesso va bene. Sì, va bene, ok. Vai. Dunque, stavo dicendo che noi, come sapete, siamo espressioni del Ministero dell'Interno che cura tutti gli affari interni del territorio. Quindi ci muoviamo moltissimo nell'ambito di tutto il territorio nazionale. Possiamo fare svolgere attività ad Enna come ad Aosta, e nel giro di pochissimo tempo noi dobbiamo riuscire ad adattarci a una realtà diversa, diversissima. E proprio in questa direzione posso rappresentare la mia esperienza di lavoro, che è particolarmente singolare in questa pandemia, in quanto io l'attività nei mesi cruenti proprio del coronavirus l'ho svolta come prefetto sia a Prato che a Pavia, quindi due realtà territoriali completamente diverse. A Prato, come sapete, è una città di circa 200.000 abitanti, con una corposa presenza della comunità cinese, che ammonta a circa 25.000 persone, su una popolazione di stranieri pari a 47.000 più o meno. Quindi è una realtà abbastanza anomala in tutto il territorio nazionale. Questo fa di Prato la terza comunità cinese in Europa, dopo Londra e Parigi. Quindi potete immaginare i problemi che ne derivano, che ovviamente non sono, sono completamente diversi, è una realtà anomala da affrontare, da studiare completamente in maniera diversa. Diciamo che la particolarità di questa area geografica è quella di essere una realtà produttiva molto molto importante. Vanta la presenza di circa 30.000 aziende. Di queste 30.000 aziende, circa 6.000 sono aziende cinesi che si sono insediate da circa 20 anni in questo territorio e soprattutto sono nel settore manufatturiero. Quindi all'epoca la differenza che posso, la peculiarità che io posso vantare, diciamo, è che prima di tutto la diversità del contesto territoriale, ma nello stesso tempo i tempi, perché la pandemia io l'ho iniziata a vivere nel mese di gennaio,
Perché a gennaio? Perché ovviamente noi abbiamo avuto notizie attraverso i media di questo virus, della diffusione di questo virus nella Cina. Quindi abbiamo assistito a tutte quelle famose immagini che provenivano dalla Cina e che testimoniavano una situazione molto molto difficile e complicata dal punto di vista sanitario. E quindi siccome da noi provengono moltissimi a Prato, venivano moltissimi cinesi dalla Cina, in particolare dalla zona di Wuhan, quella zona più colpita, la immediata preoccupazione è stata quella di attrezzarsi in tempo, quindi di svolgere un'attività preventiva importante e massiccia. Questo grazie anche alla collaborazione delle autorità sanitarie locali e del consolato cinese, delle forze dell'ordine presenti sul territorio, ha fatto sì che questa azione preventiva di controllo, di monitoraggio e di collaborazione soprattutto con la comunità straniera, in particolare quella cinese, ha dato degli ottimi risultati. Questo si può dire, potrei vantare un'amministrazione pubblica per risultato, perché l'attività di prevenzione si è rivelata, non dico vincente, ma insomma molto positiva alla fine, in quanto i contagi sono stati limitatissimi, nonostante questa copiosa e corposa presenza di cittadini cinesi, e poi anche le morti sono state molto molto poche. La cosa principale che si è rivelata fondamentale, devo dire, è stata quella della quarantena che noi abbiamo fatto fin dai primi di febbraio. Mentre il resto del territorio nazionale affrontava in maniera diversa, perché non viveva obiettivamente il fenomeno come da noi, che sembrava... A Prato vivevamo come in Cina, circondati da aziende cinesi, negozi cinesi, abitazioni cinesi. All'improvviso tutto questo si è fermato. I cinesi, popolazione molto autodisciplinata, si sono chiusi nelle proprie abitazioni, hanno chiuso gli esercizi commerciali, hanno chiuso i rapporti con la comunità locale. Le scuole, anche i ragazzi, non sono andati più nelle scuole pubbliche, quindi c'è stata una chiusura ermetica. Si vedeva soltanto qualche cinese nei supermercati che caricava i carrelli per poi portare la spesa ai cittadini, gli altri colleghi e amici cinesi in quarantena presso le proprie abitazioni. Questo status quo ha favorito appunto un risultato positivo e nello stesso tempo ha reso vincente questa attività di prevenzione. Dopodiché io sono stata catapultata il 9 aprile in un'altra realtà completamente diversa, la Lombardia, in particolare Pavia, colpita drammaticamente dal contagio e soprattutto dal numero di morti, che ancora avanza anche se in maniera molto molto ridotta. Ma il momento che ho vissuto qui è stato difficile, complesso, perché era completamente la situazione era completamente diversa da quella da cui provenivo. Quindi ho dovuto attrezzarmi, improvvisarmi, creare delle nuove situazioni per cercare di contrastare al meglio una situazione che era già in pieno svolgimento. Quindi non c'è stata la possibilità di effettuare un'attività preventiva, ma è stata prevalentemente un'azione repressiva. Repressiva che si è svolta attraverso i famosi controlli che voi conoscete bene sulla circolazione delle persone, le famose autocertificazioni, un monitoraggio attento dei contagiati attraverso appunto gli strumenti messi a disposizione dall'autorità sanitaria, quindi sempre controlli con le forze dell'ordine. Insomma, diciamo che è stata i controlli per il divieto di assembramenti, controlli anche nelle famose RSA che sono state particolarmente colpite in questo periodo anche in questo territorio. E soprattutto noi ne abbiamo 85, ci sono stati moltissimi morti anche tra il personale sanitario
E quindi, insomma, non è stata un'attività semplice, è stato un grandissimo sforzo anche dalle forze dell'ordine che si sono concentrati in queste attività, in questi servizi di controllo, notte e giorno. Insomma, è stata un'attività di grande rilievo che continua tuttora in maniera diversa. Poi c'è stata la ripresa delle attività, la riapertura. Quindi i controlli hanno avuto come destinatarie appunto le aziende. Qui come realtà produttiva è diversa, è completamente diversa. Il polo aziendale importante della città di Pavia è il San Matteo, un istituto di ricerca d'eccellenza, è un'università, un polo universitario importante, famoso in tutto il mondo. È però lo stesso colpito da questa pandemia, quindi con tutti i disagi che ha comportato questa situazione. Poi un altro polo importante è quello universitario, tutto chiuso ovviamente, quindi è stato tutto fermo in questo periodo. E poi le aziende. Come aziende ci sono le logistiche, che non sono tantissime, sono circa 189. Anche qui sono stati effettuati dei controlli per verificare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, verificare che fossero tutti in possesso dei dispositivi necessari per evitare eventuali contagi e consentire quindi quelle condizioni di garanzia per poter lavorare per tutti i lavoratori. Quindi diciamo che la situazione è, dal mio punto di vista, ho dovuto reinterpretare la mia attività però in un contesto completamente diverso, abituandomi, non c'è stato tempo nemmeno di riflettere, prendere delle decisioni immediate, forti e anche necessarie però, perché altrimenti poteva essere rischioso per la salute pubblica. Quindi diciamo che adesso siamo in una fase più tranquilla obiettivamente, però si stanno affacciando altri problemi. La riapertura di tutto o di quasi tutto, quindi che cosa comporta? Comporta questo pericolo di assembramento continuo, soprattutto nelle ore serali. Avrete sicuramente visto foto sui giornali di ragazzi durante la movida che si prolunga fino a mattino, quindi insomma i controlli continuano, incessanti, però non è semplice governare e disciplinare questa situazione. Bisogna che ci sia la collaborazione di tutte le forze in campo, e quindi è un'attività direi abbastanza faticosa che dobbiamo riuscire a portare avanti senza dare quel senso di oppressione, di militarizzazione della città, delle piazze, lasciando appunto anche i giovani liberi di poter socializzare, di potersi esprimere, anche se questi ragazzi, non avendo purtroppo altre possibilità di socializzazione, perché le università sono chiuse, adesso hanno aperto le palestre e però circoli sportivi, insomma gradualmente riprende la vita quotidiana, non è semplice governare le piazze in questo periodo. Poi andiamo incontro alla bella stagione, non tutti andranno in vacanza, quindi le città probabilmente rimarranno affollate, così come le piazze. E questo è un problema che affronteremo giorno dopo giorno, però assicuro che non è semplice. Ecco, io non so se va bene questo intervento, non voglio prolungarmi oltremodo. Bene, bene, grazie tante, dottoressa Scialla. E naturalmente in Veneto c'è stata una situazione forse non uguale certamente a quella della Lombardia, ma per un certo periodo anche un po' anche paragonabile, diciamo, no? C'era una grande preoccupazione per quello che sarebbe accaduto in Veneto. E quindi adesso vorrei sentire il prefetto di Belluno, Adriano Cogode, perché sicuramente ci potrà riferire qualche aspetto interessante di questo rapporto tra la sicurezza e la tutela della salute. Prego. Sì, grazie. Mi sentite? Certo, la sentiamo benissimo. Sì, temevo questo passaggio fortemente, non essendo molto avvezza ancora all'utilizzo
di questo sistema di videoconferenza. Intanto saluto tutti, ringrazio Antonio Giannelli che mi ha coinvolto, ma soprattutto saluto con piacere i colleghi e anche i relatori che si sono prodigati poco fa nel come dire, anche nel confortarci, perché io mi sono sentita confortata nel ascoltare delle parole che di fatto poi sostanzialmente in questo periodo fanno parte di e sono oggetto di riflessione, credo, da parte anche non solo dei politici, ma anche da parte dei funzionari dello Stato, che in una fase come quella emergenziale, così imponente e così assolutamente ignota, non conosciuta, cioè ci siamo ritrovati tutti a gestire un nemico assolutamente non noto, impone ovviamente in un momento in cui si va in una direzione, speriamo che sia definitiva, di rallentamento e di alleggerimento dell'emergenza stessa, impone anche comunque poi di fare delle riflessioni e di ritornare un attimo indietro per capire non solo che cosa è successo, perché quello, insomma, ciascuno di noi lo ha vissuto nelle rispettive province, nelle rispettive competenze, nei propri ambiti istituzionali o privati, e quindi non è tanto il punto, non è questo. E il punto è un altro. Per me, per quanto mi riguarda, è stata un'ulteriore occasione per avere la conferma che il ruolo del prefetto è veramente un ruolo non solo dinamico, flessibile, cangiante, assolutamente e necessariamente adattabile alle circostanze e alle contingenze storiche. Ma la cosa che emerge ancor di più è questa necessità da parte del prefetto di cogliere subito, senza perdere tempo, immediatamente, l'essenza di ciò che sta accadendo e proiettarsi in una programmazione, per quanto sia possibile farlo, di sicurezza del territorio, della cittadinanza, perché ovviamente la parola d'ordine per chi svolge la nostra funzione è sicurezza. Allora, sicurezza a tutto tondo, la sicurezza durante l'emergenza e quindi come dire, fare in modo che sul piano operativo gestionale i sistemi operativi di soccorso, di assistenza alla popolazione siano garantiti e siano garantiti al meglio. E quindi questa è la fase, diciamo, forse se vogliamo, sicuramente impegnativa, ma forse anche più facile, quella a cui siamo avvezzi, perché storicamente il prefetto gestisce situazioni di emergenza. Ovviamente è importantissimo quello che è stato detto riguardo agli strumenti giuridici e alle risorse umane. Il dottor Viroli ha fatto riferimento a questo. Allora, mentre il dottor Viroli parlava, mi chiedevo: ma noi quali strumenti giuridici abbiamo avuto? Sicuramente il decreto legge, i DPCM hanno assegnato, attribuito delle competenze ai prefetti che nella fase stringente dell'emergenza sono consistiti prevalentemente in un'azione di controllo e di monitoraggio sull'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del virus. Questo, questa funzione, questo ruolo, che ovviamente si allinea perfettamente con il ruolo generale del prefetto di responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica, in questa circostanza è stato un ruolo molto delicato, perché a fronte di un sistema che diciamo era rivolto a garantire la salute dei cittadini, ad accompagnarli verso diciamo la sicurezza della propria salute, noi abbiamo fatto un po' la parte dei controllori, quelli che comunque avrebbero
inflitto sanzioni e avrebbero fatto sì che comunque misure restrittive dovessero essere assolutamente osservate. Questo, diciamo, questo momento, che comunque è stato vissuto penso dalla cittadinanza nel modo più corretto, con una piena coscienza civile, cioè nel rispetto anche di questa funzione, poi necessariamente ha fatto riflettere però su altri aspetti, e cioè quando siamo di fronte a un'emergenza, e io qui voglio parlare chiaramente, scusatemi se restringo il campo e lo restringo all'attività prefettizia, il prefetto che, diciamo, ha questa, continua ad avere questa funzione generalista e quindi responsabile generale della protezione civile, il responsabile dell'ordine e della sicurezza pubblica, poi da un punto di vista normativo ha anche degli strumenti di carattere straordinario, emergenziale, che è il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che garantisce dà al prefetto la possibilità anche di adottare ordinanze contingibili e urgenti, però ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni ovviamente di immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Allora, nell'emergenza Covid c'è stata, diciamo, un combinato disposto tra funzioni di natura ordinaria che ha svolto il prefetto, appunto, ripeto, perché assegnati dal legislatore, ma anche ascrivibili a quelle che sono le sue competenze ordinarie, e strutture come quelle sanitarie, che invece in materia di emergenza sanitaria hanno la competenza diretta ad adottare provvedimenti contingibili urgenti. Detto questo, superato il periodo stretto dell'emergenza, il pensiero sempre della sicurezza a tutto tondo, come ho detto prima, si deve sicuramente rivolgere non più ad un'azione di contrasto e quindi ad un'azione tra virgolette sanzionatoria, che chiamiamola di monitoraggio, ma è una vera e propria attività sanzionatoria, ad un'attività di prevenzione. Prevenzione alla quale siamo stati chiamati e a cui dobbiamo rispondere, e anche qui entra in gioco la parolina magica degli strumenti e delle risorse, strumenti giuridici e risorse umane. Allora, riguardo gli strumenti giuridici, io mi vorrei soffermare un attimo sul fatto che noi abbiamo l'attività antimafia, che è un'attività appunto che si intesta al prefetto e che fa capo chiaramente al codice delle leggi antimafia. Il codice delle leggi antimafia stabilisce una serie di misure e di attività che svolge il prefetto per accertare possibili infiltrazioni mafiose dell'esercizio delle attività produttive, sia che si tratti di lavori pubblici, di servizi, di forniture e quant'altro. Da tempo l'efficacia di questa forma di accertamenti, di questa attività, che è un'attività assolutamente di natura preventiva e che tra l'altro ci pone in una zona che io ho sempre definito una zona grigia tra la funzione amministrativa e quella giudiziaria, perché è un'attività che ci mette nelle condizioni anche di anticipare a volte inchieste che poi hanno degli sbocchi giudiziari di notevole importanza. L'applicazione del codice antimafia non sempre ci dà la possibilità di arrivare a fare accertamenti puntuali su tutte le attività che nell'ambito della provincia si svolgono e che meriterebbero attenzione. Si fa ricorso ai cosiddetti protocolli, alle intese per la legalità, ai protocolli per la legalità, ad accordi tra le parti, in cui ovviamente occorre la piena condivisione da parte dei soggetti interlocutori, che sono le stazioni appaltanti. Stazioni appaltanti, quasi sempre i nostri interlocutori in questo sono i comuni o le grandi aziende pubbliche che poi svolgono interventi sul territorio.
Perché dico questo? Perché in questo momento posso dire, un po' per la mia esperienza personale, ma anche perché insomma è un dato oggettivo facilmente ricavabile dalla storia degli ultimi 10-15 anni, che la maggior parte delle attività antimafia svolte dalle prefetture sono state efficaci ed hanno portato a dei risultati veramente importanti rispetto alla prevenzione attraverso l'utilizzo dei protocolli. Ma i protocolli, vorrei ricordare, che sono è uno strumento giuridico importante previsto dalla norma, dal legislatore, ma vanno in deroga al codice antimafia. Quindi sostanzialmente, diciamo, la grande i grandi risultati si ottengono quando va in deroga al codice, prevedendo accertamenti che non si limitano a valutare gli appalti sopra soglia comunitaria, la cosiddetta soglia comunitaria, ma anche al di sotto della soglia comunitaria, e la stessa cosa vale per le forniture e per i servizi. Questo ci tenevo a dirlo perché quando si parla di strumenti giuridici, ecco, bisognerebbe anche poi fare un po' un bilancio di carattere generale e capire effettivamente cosa funziona e cosa non funziona. Tutto questo associato a delle risorse umane, che non parlo solo delle risorse della prefettura, ma ritengo che sia assolutamente urgente e indispensabile che l'attività accertativa antimafia diventi, come dire, un'attività specifica per determinate strutture e anche con il coinvolgimento delle autorità che a vario titolo devono concorrere per fare un'azione efficace di prevenzione. Aggiungo che sempre in base alla mia esperienza, ma soprattutto diciamo quella più recente, quando si parla di antimafia, e devo dire che questo è il momento assolutamente diciamo opportuno per farlo e per in qualche modo sensibilizzare e favorire la cultura della prevenzione, e c'è una certa reazione, sì, però questi prefetti ritardano e non danno le risposte nei tempi previsti. Noi dobbiamo andare avanti, quindi ci sono due momenti: il momento in cui dobbiamo garantire appieno la legalità di quei processi amministrativi, delle gare, degli affidamenti, eccetera, eccetera, fare in modo di espellere dal sistema dell'economia legale e dall'economia legale quei nei e quelle realtà che ovviamente ne contaminano la purezza e la legalità, e nello stesso tempo però dovere anche quasi giustificarci rispetto ad una tempistica che non è assolutamente, e questo lo posso dire, lo devo dire per onestà intellettuale, non è coerente rispetto alla esigenza, all'urgenza del fare, che invece in un momento di ripresa di attività economica non può non essere presa in considerazione. Ecco che a questo punto il prefetto si trova in un altro gioco difficile da sostenere, nel rapporto con la collettività, nel rapporto con le altre istituzioni, ma soprattutto nel rapporto con gli ambienti imprenditoriali, che è quello di far comprendere che la burocrazia deve poter convivere con la legalità e con gli obiettivi della legalità. Per fare questo ovviamente occorre il buon senso, ma occorrono anche degli strumenti più, probabilmente più snelli, ma posso garantire che l'attività antimafia non può essere inseguita dalla fretta. E quindi la cosa fondamentale, ciò che io dico agli imprenditori, ma anche ai sindaci che mi dicono ma se io firmo questo protocollo, quanto tempo poi voi ci metterete per darci queste risposte? E allora la mia risposta è potremmo anche metterci 2 anni,
però tra 2 anni quell'impresa non lavorerà più con la pubblica amministrazione. Quindi andate avanti, ma noi dal nostro canto continueremo a cercare di fare un'azione di pulizia e di prevenzione. Questo è quello che mi sento di dire rispetto all'esperienza ma non solo del coronavirus, ma anche un po' insomma di ciò che noi prefetti siamo chiamati a garantire sul territorio. Si parlava del Veneto, ma il Veneto, il coronavirus deve adesso, meglio, le conseguenze dell'emergenza del coronavirus devono camminare insieme alle prospettive di investimenti enormi che non sono solo riferiti alla ripresa dell'attività produttiva, che tra l'altro nella provincia di Belluno, ma come in tutto il Veneto, è molto forte, ma anche alla realizzazione del 2000, non sappiamo se nel 2021 o nel 2000 o quando avverranno, perché non abbiamo ancora date certe, dei mondiali di sci e poi delle Olimpiadi. Ecco, basti dire che per i mondiali sono stati già messi in campo circa 300 milioni di euro di finanziamenti, e per le Olimpiadi si parla di miliardi, i numeri sono molto più elevati, e tutto questo significa rivoluzionare una provincia in termini infrastrutturali, in termini di accoglienza, quindi la creazione di alberghi e di strutture in grado poi di sostenere questi impegni sportivi di altissimo livello. Ovviamente, come può un prefetto trascurare di considerare la prevenzione antimafia in un, in un contesto come questo? Ecco, e qui chiudo. Se ho risposto, non lo so, comunque era quello che ci tenevo a dire. Prego. Grazie tante, prefetto. Adesso io vorrei chiamare in causa il prefetto Marco Valentini di Napoli, perché a differenza forse probabilmente degli altri suoi colleghi, lui ha vissuto in un contesto territoriale molto diverso questa esperienza dell'epidemia. Ho letto sui giornali che il fatto che l'economia in nero sia stata duramente colpita anch'essa dalle conseguenze dell'epidemia ha provocato delle conseguenze anche nell'ordine pubblico anche piuttosto preoccupanti. Si è parlato, per esempio, ci sono state notizie di assalti ai supermercati fin dai primi tempi del coronavirus. Quindi mi domando, ma il nesso fra l'aumento della povertà, soprattutto in alcune zone, nel sud in particolare, e la chiusura delle attività economiche, che cosa ha provocato e quali possono essere le prospettive, a suo modo di vedere, nei prossimi mesi? Prego. Grazie a tutti, grazie ad Antonio Giannelli per questo invito. E devo dire, io ho seguito tutta questo racconto di oggi pomeriggio fatto a varie voci, e vorrei dire che effettivamente la realtà di Napoli, come tutti sanno, è una realtà problematica, una realtà complessa, forse più di altre aree metropolitane, anche se mi sono reso conto in questi primi mesi di lavoro, io sono arrivato alla fine di gennaio, che spesso il racconto di questa realtà non corrisponde pienamente a quello che la città vive, una città che ha fatto molti passi in avanti nel corso del tempo, ma che si porta dietro ancora molti luoghi comuni che in qualche modo sono coltivati proprio alla luce di una narrazione che non si vuole staccare da questo. Questo lo dico con affetto, io non sono napoletano, sono romano e lo dico con affetto nei confronti di questa città che ha risposto molto bene a tutte quante le prescrizioni che sono state date per la gestione di questa pandemia, forse anche un po'
appunto inaspettatamente ha risposto in maniera molto disciplinata. E lo dico anche perché l'ho verificato nei meccanismi comunicativi. Succedeva un fatto a Milano, a Bologna e a Firenze e a Napoli, e sull'home page dei principali giornali la foto era sempre di quello che avveniva a Napoli e il commento era quello che avveniva a Napoli. Naturalmente questa non è una considerazione così importante, diciamo, in linea di principio, però ci tengo a dirlo perché effettivamente dovremmo misurarci con i problemi complessi e difficili dell'area metropolitana di Napoli come i problemi complessi e difficili di qualunque altra area metropolitana del nostro paese, anche se qui ovviamente sono dotati di una particolare specificità. Da questo punto di vista vorrei richiamare quello che diceva all'inizio il professor Viroli sulle situazioni di crisi. È molto affascinante per i giuristi il tema della gestione anche normativa, no? Delle situazioni di crisi in democrazia, anche se io sono convinto che in concreto le condizioni di crisi sia una costante delle società complesse nelle quali noi viviamo. Naturalmente non sempre come la crisi determinata dalla pandemia, che ha avuto un effetto molto totalizzante, ma condizioni di crisi avvengono molto spesso e devono essere gestite anche in situazioni di emergenza. A Napoli, mi riferisco al territorio che penso sia più interessante, senza replicare discorsi generali che sono già stati fatti da chi mi ha preceduto, il principale problema che noi abbiamo affrontato nella gestione della pandemia è stata quella di provare a garantire la coesione fra i vari livelli di governo, fra le varie istituzioni. È noto a tutti, perché sono usciti su tutti i giornali commenti e sono ancora di attualità proprio in questi giorni e in queste ore, come la sovrapposizione di poteri identici fra livelli di governo diversi abbia determinato a volte dei problemi, quando questi interventi disciplinavano in modo diverso condizioni analoghe. Ecco, questo è stato uno dei principali compiti che come prefetto di Napoli ho provato ad affrontare, cioè di individuare delle questioni unificanti che non portassero i diversi livelli di governo a decisioni differenti tra loro. Parlo di questioni unificanti che non hanno a che fare con le scelte politiche, ma hanno a che fare con quei principali doveri della cittadinanza e diritti anche della cittadinanza che devono essere considerati patrimonio dell'interesse generale dei cittadini. E questo lo ritengo probabilmente l'impegno principale nella prima fase che abbiamo dovuto affrontare su questo territorio, e l'ho sentito anche come un forte impegno civico e di servizio alle istituzioni, proprio perché i messaggi che poi arrivavano ai cittadini in termini di cosa si poteva fare e cosa non si potevano fare, avevamo il dovere di renderli messaggi univoci, chiari, che tutti potessero essere in grado di rispettare. Naturalmente le problematiche economico-sociali sono quelle che preesistevano nell'area metropolitana di Napoli e che ci preoccupano maggiormente per i mesi futuri. Sono problematiche economico-sociali che sono molto legate alla peculiarità dell'economia sul territorio e proprio a quel fattore che veniva sottolineato nella domanda dell'esistenza di un'economia sommersa, quindi nemmeno precaria, nemmeno occasionale, ma un'economia quotidiana, del giorno per giorno, della persona che esce da casa e vendendo qualcosa racimola 20-30 euro che gli consentono di sopravvivere. Questa economia è passata da pochissimi euro a zero nella fase del lockdown. E questo è stato un grande problema che ha avuto per la verità un ammortizzatore importante non soltanto nell'attività che la regione e il comune hanno posto in essere, ma da una fortissima rete sociale che esiste
nella città di Napoli. Napoli forse è la principale città italiana per iniziative di solidarietà molto virtuose, conosciute a livello nazionale, che hanno offerto una rete di sostegno molto molto importante. Pensate che a Napoli sono stimati 2.000 persone homeless nella città di Napoli e pensate che nei primi giorni del lockdown l'accesso alle mense della Caritas si è moltiplicato di 3, 4, 5 volte, ragione per cui all'ora di pranzo in una delle mense della Caritas presa a caso avevamo file di 800-900 persone che dovevamo poi governare con l'aiuto della forza pubblica per mantenere le distanze e garantire che gli stessi soggetti non fossero essi stessi vittima o veicoli del contagio. È inutile girare intorno al problema che la città di Napoli è una delle capitali del crimine organizzato nel nostro paese, una delle mafie storiche, la Camorra, a cui il suo centro principale di interessi. E dunque la condizione di povertà portata all'estremo, com'è la situazione che ho descritto, indubbiamente ci preoccupa molto, perché la Camorra è molto ben organizzata ad organizzare il welfare criminale. Welfare criminale che fa storicamente nei confronti dei suoi affiliati e nei confronti dei detenuti che sono nelle carceri, ma che fa ancora prima, diciamo, dell'epidemia, anche nei confronti della popolazione in determinate aree per consolidare il proprio consenso. Vedete, stamattina io sono andato a visitare una delle principali e più virtuose esperienze di sostegno sociale, quella di Don Luigi Merola, qui a Napoli, che lavora con i bambini. In 13 anni più di 1.000 bambini, diciamo bambini ovviamente in condizioni di vulnerabilità sociale, sono passati in questa struttura, che è un bene confiscato alla Camorra, e che mi diceva Don Luigi Merola che ancora esiste una forte ostilità nel quartiere, nei confronti di questa struttura, che pure ha avuto riconoscimenti importantissimi a livello nazionale per quello che è stata capace di fare. Questo vuol dire che il consenso criminale è una cosa che funziona, il welfare criminale è una cosa che funziona. È un welfare criminale che in questa fase che abbiamo appena vissuto e nella fase che ci aspetta rischia anche di essere molto, come dire, manipolato, molto oscurato da forme non tradizionali di sostegno. Prima si è parlato di usura. Noi sappiamo cos'è l'usura. Si va da un soggetto in crisi che ha un negozio, un esercizio commerciale, si offrono dei soldi. Noi abbiamo evidenze, ci sono investigazioni in corso, che questa modalità è stata addirittura superata, nel senso che vengono offerti soldi a fondo perduto, come se fosse un regalo, ma che naturalmente prima o poi l'organizzazione criminale passerà all'incasso di questo che viene spacciato come un semplice regalo. Dunque, naturalmente, in chiave di prevenzione, questi segnali che la società esprime devono essere letti in anticipo. Occorre essere capaci di prevedere queste cose e intervenire con le misure adeguate. A Napoli, nel periodo del lockdown, le piazze di spaccio sono state sostituite dalle poste e dai corrieri postali. La Guardia di Finanza ha fatto due importanti operazioni dove ha sequestrato dosi di sostanze stupefacenti che venivano consegnate a casa a mezzo del servizio postale e non c'era più bisogno dello spaccio. Naturalmente l'altro profilo che ci interessa molto è quello della grande massa di finanziamenti che stanno arrivando sul territorio nei confronti del mondo delle imprese. E questo ci interessa molto perché il sistema economico ha comunque anche nelle sue parti più importanti della realtà economico-produttiva napoletana delle forme di non piena strutturazione per resistere, diciamo, alla massa di liquidità, che è stata richiamata anche prima,
che può essere portata dalle organizzazioni criminali, soprattutto grazie ai proventi del traffico di droga nel mercato. Ecco, tutta questa serie di problemi naturalmente ci fanno pensare che quando parliamo di sicurezza, come qualcuno prima di me ha voluto giustamente e correttamente specificare, non ci riferiamo più a quella nozione di sicurezza che abbiamo imparato sui libri di scuola. Oggi la percezione di sicurezza, anche quando, come sempre accade, diverge dai dati reali, è una cosa che deve essere assolutamente curata dalle istituzioni. Non è sufficiente dire che quando c'è una percezione di insicurezza i reati sono pochi. Questo non basta al cittadino, che ci sia questa divergenza. E questa percezione di insicurezza è determinata da molteplici fattori. E i molteplici fattori sono proprio quei fattori che sono i fattori critici che descrivevo poco fa. La carenza di lavoro, la carenza di una prospettiva futura, vivere in una condizione di degrado ambientale, appartenere a una categoria discriminata per genere, perché stranieri, tutte queste cose insieme formano la percezione di insicurezza per i cittadini. E sono tutte queste questioni critiche al centro di quello che accadrà nei nostri territori nei prossimi mesi e che noi siamo ovviamente chiamati ad affrontare. Questa è un po' la sfida. E naturalmente è una sfida che non la possono vincere da sole le istituzioni, non la può vincere da sola la Regione Campania, anche se il presidente De Luca è molto assertivo nelle sue convinzioni, non la può vincere il Comune di Napoli, non la può vincere nemmeno la Prefettura o le forze dell'ordine. Noi dobbiamo fare in modo che sulle problematiche chiave dei prossimi mesi tutte le istituzioni repubblicane lavorino insieme. Il professor Viroli ci ha insegnato il significato della parola res publica, no? E ho letto nel suo ultimo libro questa differenza che lui coglie fra la Repubblica e la democrazia. Il primo è il sostantivo, il secondo un aggettivo. Ecco, sui temi repubblicani, sui valori di fondo della Repubblica, bisogna che tutte le istituzioni lavorino insieme e anche i soggetti privati devono essere chiamati a lavorare nell'interesse comune insieme alle istituzioni pubbliche, altrimenti questo circuito non si completa. Questa è la parte, devo dire, veramente sostanziale e più importante del lavoro che noi facciamo sul territorio e credo che, diciamo, sia anche la parte del nostro lavoro che ha maggiori possibilità di darci soddisfazioni, perché nel momento in cui noi riusciamo a realizzare questa comunità di intenti e quindi questo servizio proprio alla comunità dei cittadini, realizziamo in pieno i principali valori e principi costituzionali che sono alla base del nostro servizio alla Repubblica. Grazie Prefetto Valentini. Diciamo, le sue affermazioni nell'ultima parte del suo ragionamento tirano in ballo anche le imprese, no? Alessandro Della Valle, mi pare che sia una sollecitazione abbastanza chiara questa. Io mi sono spesso domandato in queste settimane se questa esperienza terribile che abbiamo vissuto, che il paese ha vissuto, non faccia ripensare un po' all'ordine di priorità degli obiettivi delle imprese, no? Se il profitto sia sempre da mettere in primo piano, oppure se in qualche fase della vita di questo paese forse pensare più anche alla funzione sociale delle imprese non sarebbe d'aiuto per vincere la battaglia di cui ci parlava il prefetto Valentini. Prego. Sì, la ringrazio e ovviamente ringrazio dell'invito, che è sempre gradito in questo consesso, perché come giustamente chi mi ha preceduto, il prefetto di Napoli, sosteneva il connubio tra l'istituzione e l'impresa in un momento come questo, ma direi in generale nella vita del paese, è fondamentale. Quindi partecipare a questi consessi in cui c'è un confronto tra il mondo imprenditoriale e il mondo istituzionale
tra l'altro fatto da quelle istituzioni che sono calate profondamente nel territorio e hanno un contatto diretto con l'impresa, col tessuto sociale, è di una importanza che Confindustria Cesambiente ha sempre sottolineato, tanto che appunto è intervenuta tutte le volte che ci avete fatto il piacere e la cortesia di invitarci. La suggestione è forte, nel senso che chiamare l'impresa all'impegno sociale non è antinomico, anzi io ho sempre sostenuto che è vero che il profitto è anche da codice il fine dell'imprenditoria, ma il profitto non è fine a se stesso, spesso è o lo strumento o il mezzo attraverso cui si raggiungono obiettivi di ampia socialità, e in questo momento storico se dobbiamo prevenire quello che può essere un danno per la sicurezza della nostra nazione, non possiamo farlo altro che attraverso, come diceva il presidente della Regione Campania, attraverso la più ampia occupazione possibile, o quantomeno limitando quello che sarà l'effetto piuttosto annunciato della catastrofe economica e occupazionale che ci sta tendendo. Io non ho previsto un intervento di ampio respiro, sia perché così vi consento di stare nei termini del convegno, sia perché comunque avrei lasciato spazio alla presidentessa di Federturismo, Marina Lelli, visto che però si è dovuta scollegare, perché come mondo turistico sicuramente avrebbe raccontato quale contraccolpo ancora più doloroso del nostro mondo, che è quello legato all'ambiente, al rifiuto, gli imprenditori hanno subito. E l'altro motivo per cui il mio intervento sarebbe comunque stato breve è che, devo dire, il presidente De Luca ha delineato in modo, come suo solito, asciutto e diretto tutti gli elementi che forse sarebbero stati da me ripercorsi in merito a anamnesi, diagnosi e terapia per il male post-Covid che ci sta colpendo. Devo dire che invece dal mio angolo visuale ho sviluppato una certa idiosincrasia per tutto quello che è la recrudescenza del come siamo arrivati ai problemi annosi che l'Italia ha sempre avuto ancora prima del Covid, e anche sui ragionamenti sul fatto che questo da qui usciremo con un mondo nuovo e migliore. Secondo me su questi temi bisognerebbe fare una sorta di moratoria per i prossimi 6 mesi. Adesso quello che conta è, almeno spero, portare questo, traghettare questa nazione al 2021 senza che sia troppo ammaccata e senza che il contraccolpo di quello che è successo, e che spero sia un evento irripetibile nella storia del mondo, non solo dell'Italia, ha generato. E quindi io concentrerei le attenzioni di tutti gli operatori, sia quelli privati che quelli pubblici, su quello che si deve fare nei prossimi mesi, perché tutti stiamo sentendo parlare del mese di ottobre come una sorta di D-Day, in cui non si sa bene se saremo di nuovo in mezzo alla seconda ondata della pandemia, o comunque, se questo non ci sarà, saremo di fronte agli effetti che sembrano ineludibili del danno economico che la prima ondata ha generato. Beh, io direi che tutto dovremmo fare tranne che aspettare passivamente questo mese di ottobre, ma invece in modo proattivo dovremmo riuscire in qualche modo a limitarne o addirittura a determinare la controtendenza. Il mondo che io rappresento, che è quello delle aziende legate alla green economy e in particolar modo al ciclo del rifiuto, non hanno fermato le macchine un solo giorno, hanno lavorato necessariamente come servizio essenziale per tutto il tempo della pandemia, tra difficoltà inenarrabili. E le assicuro che il profitto è stato l'ultimo dei pensieri degli imprenditori in quel periodo, ma devo dire anche in questo. Il pensiero principale è quello di mantenere il livello occupazionale e l'efficienza della propria azienda. E il metodo, secondo me, per raggiungere questo obiettivo nei prossimi mesi, detto da chi fa impresa, anche se io in realtà faccio l'avvocato, ma mi occupo di impresa da sempre, sembra una contraddizione, ma secondo me è quello di avere più Stato, non meno Stato.
cioè il modo per cui le imprese possono riuscire a uscire da questo impasse è quello che lo Stato sia presente e non presente soltanto o unicamente come sovventore di una condizione di difficoltà economica, ma presente come controllore e qualcuno ha detto continuando a fare quella pulizia che è necessaria per far emergere le energie positive dell'impresa ed evitare che queste vengano infiltrate da quel che ben conosciamo essere un cancro per la nazione e per l'impresa. E però contraltare di questa presenza dello Stato come controllo e come diciamo gestione sul territorio deve esserci necessariamente in questo momento storico una semplificazione delle procedure, perché se noi pensiamo che le procedure ordinarie ci possono essere sufficienti ad affrontare quello che ci attende, ovviamente culliamo una chimera. Ma del resto la possibilità di usare sistemi più snelli, diversi e che vedono la vostra efficienza e presenza sul territorio come determinante lo abbiamo già avuto. Quando si è deciso di lockdown, si è deciso di chiudere la maggior parte delle attività imprenditoriali di questa nazione e si è adottato il sistema di codice Ateco, in realtà molte delle aziende che conosco hanno lavorato con la deroga prefettizia, perché ci si era dimenticato qualche codice nell'elencazione e si è quindi demandato al prefetto la possibilità di un'implementazione di questi codici. Ecco, secondo me le letture che dai vari interventi sono state fatte e sono tutte di taglio estremamente pratico, dimostrano come l'efficienza sul territorio e la possibilità da parte dei prefetti di imprimere un'impronta sensibile nell'attività che sul territorio si svolge sussista. È necessario una cornice normativa probabilmente mutata rispetto a quella che c'è attualmente e quindi forse una maggior possibilità di azione da parte delle prefetture. Certo, la politica ci deve mettere il suo. L'importante è che per una volta tutto avvenga in tempi rapidi. Quello che le imprese chiedono in questo momento è una rapidità di azione e una semplicità di azione. Vi ringrazio ancora e spero che ci siano altre occasioni di confronto. Bene, grazie dottor Della Valle. Fate presto, questa è fondamentalmente... È veramente un urlo, sì. Fate presto e devo dire che da questa esperienza quello che ne dovrebbe uscire ammaccata è l'ottusità burocratica, perché abbiamo visto purtroppo anche in questi decreti che avrebbero dovuto accompagnare la ripartenza delle cose che diciamo non hanno funzionato. Io vi ringrazio tutti e lascio ad Antonio Giannelli l'incombenza diciamo di una chiusura di questo nostro incontro. Prego Antonio. E consentitemi in chiusura di ringraziare Sergio che con tanta pazienza è stato con noi e ci ha dedicato un po' del suo tempo, e ringrazio l'avvocato e il professor Vassallo, ovviamente il professor Viroli e i prefetti che hanno voluto condividere queste riflessioni che, come dicevo in precedenza, sono la conclusione di un percorso. E quindi lasciatemi due minuti solo per dire perché abbiamo fatto questo percorso. L'avvocato parlava e usava l'espressione fate presto. Beh, io non mi posso dimenticare di essere il presidente del sindacato maggiormente rappresentativo della carriera prefettizia. Beh, quel fate presto potrebbe essere il titolo di un comunicato nostro. Nel senso che, vedete, le tante incombenze che tutti quanti stanno ricordando, i colleghi lavorano in silenzio. Io non ho mai sentito un collega lamentarsi se non chiamandomi di sera,
spesso prefetti da soli. Noi non abbiamo fatto geografia, non abbiamo ricordato prefetti ammalati all'interno della struttura. Ci sono prefetture dove si sono ammalati tutti. Però io vorrei, lo dico con grande forza, che finissero gli atti di eroismo. Io sono 26 anni che sono in questa carriera e tutte le volte ho dovuto sentire, per un'emergenza o per l'altra, il Covid è stato un'emergenza molto particolare, lo ancora durerà, sempre colleghi che hanno dovuto inventarsi la vita con una professionalità elevata di base, che poi gli consente di affrontare in una nottata i codici Ateco, gli consente di capire come si riaprono le aziende, i controlli dei protocolli di sicurezza all'interno delle aziende, gestire quelli che sono, il prefetto Valentini ha usato un termine bellissimo, quello di coesione istituzionale, ma sappiamo tutti cosa hanno dovuto gestire alcuni prefetti tra presidenti di regione, e lo dico con molta serenità, che non facevano partecipare i dirigenti dell'ASL alle riunioni in materia di protocolli di sicurezza, perché effettivamente la competenza era loro, nel pieno rispetto della loro indipendenza e autonomia, a fronte di ciò che ci ha raccontato il vicepresidente dell'ANCI, cioè che loro, e del presidente dell'UPI, che ci hanno ricordato come loro abbiano voluto inserire una norma che volesse l'inefficacia delle ordinanze sindacali quando fossero sui generis. Cioè mi pare evidente da questo racconto di quattro incontri che c'è un tema di come dire, gestione territoriale di quelli che sono i rapporti istituzionali. Ora, su questo non è il compito di un sindacato come dire, entrare su questo tema. Noi abbiamo dato la possibilità di discutere. Ci sono stati, penso posso dire, in questi quattro incontri, ai vari livelli, persone che decidono in questo paese. Dovrebbero però queste persone anche decidere se vogliono delle prefetture in grado di continuare a rispondere, di dotarle del personale, e prima del personale prefettizio, del personale contrattualizzato. Pensate che noi abbiamo un concorso da 2000 persone bandito ma mai eseguito. Abbiamo una piramide rovesciata per cui questi fantomatici prefettizi, che dovrebbero essere 1700 e poi 1100, sono 900 e se ne prevedono pensionamenti per 200 persone. Allora voglio dire, bisogna programmare. Chi fa azienda sa che si costruisce un percorso sulla base delle scelte che si fanno. Allora io dico, se lo dico, guardate, veramente alla fine di un percorso dove altri hanno parlato della carriera, ci sono stati momenti durante questo lockdown dove si sono chieste alla prefettura cose che non si sapeva più a chi chiedere. Allora, se le prefetture sono la valvola del sistema, unitamente chiaramente agli altri sistemi territoriali, bisogna fare gli stessi investimenti che si sono fatti per gli altri sistemi territoriali. Questo lo dico perché non si può sempre pensare che le cose vadano bene. Io penso che ci siano colleghi oggi che non fanno un giorno di ferie da mesi, con turni che li hanno visti in ufficio il sabato e la domenica. Io svelo qualcosa che non è nascosto a nessuno, lo dico a Sergio, lo dico perché c'è una parte della burocrazia che si scrive con la B maiuscola, che sta in ufficio. Ci sono prefetti che sono rimasti da soli in ufficio a gestire la reperibilità e le risposte. Allora, nessuno deve fare più l'eroe, si deve pensare ad una struttura che sia in grado effettivamente di funzionare. E allora io dico che si facciano delle scelte. In tutto questo profluvio di norme che ci sono state, non c'è una norma che riguarda la carriera prefettizia, non c'è la previsione di un incremento di organico. Tralascio gli aspetti economici, ricordo che la carriera prefettizia sono più di 10 anni che non prende un euro di aumento. Allora, questo lo dico perché con le pacche sulle spalle si fa sempre più fatica ad andare avanti. Quell'etica istituzionale di cui parlava Maurizio, che c'è dentro a chi ha costruito una carriera, se volete anche una vita fatta in certo modo. Molti di noi sono partiti da casa, vivono in tanti altri posti d'Italia, sono abituati a girare. Però questo richiede, da parte di chi ha investito sulle prefetture, ha dato in questi decreti, non so se vi è stato, a me ha dato questa impressione, leggevo il decreto e dicevo quale altre competenze ci verrà assegnata. Adesso c'è da gestire 500.000 multe per chi andava a fare la corsetta. Nel frattempo però quelle 500.000 multe vanno gestite da aree che contestualmente devono fare la prevenzione amministrativa antimafia, devono fare gli assegni a voto, devono fare le riunioni per il coordinamento territoriale, e quando su 9 posti di funzione ne sono coperti 2 o 3,
capirete che le nozze con i fichi secchi non si fanno. Ecco, questo lo voglio dire perché alla fine noi non abbiamo detto chiediamo perché chiediamo in maniera autoreferenziale. Se questi sono i risultati, di cui anche, lo ricordo con orgoglio, il Presidente della Repubblica, io invito tutti a leggere il messaggio del Presidente della Repubblica per il 2 giugno, la cui, come dire, sottolineatura mi pare evidente. Ci sono dei passaggi in cui si dà rilievo a questo sistema delle prefetture che è veramente, come diceva qualcuno, di sartoria istituzionale. Tenete conto che in questo periodo i prefetti hanno fatto fare le stesse cose da Ragusa a Trento, nel momento in cui mi sembra che da qualche parte si dicevano delle cose, da altre se ne decidono altre. E questo è un valore che richiama l'unità, su cui bisogna riflettere. Non è detto che debba essere così, ma se c'è qualcuno che ha provato sul campo ed è stato in grado di tenere senza lamentarsi, è giusto che questo venga riconosciuto, per poter fare in modo che queste persone riconoscano il valore della Repubblica, perché altrimenti si farà fatica sempre a pensare e fatelo voi e potete risolvere questo tipo di problema. Ecco, questo volevo dirlo perché questa è la ragione per cui abbiamo organizzato incontri di questo tipo, che non sono, come vedete, incontri rivendicativi tout court, incontri nei quali si tende a sottolineare la propria bravura, ma si tende a far emergere, mi pare che anche oggi sia venuto fuori, una serie di problemi che, consentitemi, dove pensate che si scaricheranno a settembre questi problemi? Chi pensate che si affronterà queste tematiche direttamente o indirettamente? Guardate che non c'è bisogno di avere norme. I sindaci chiamano i prefetti, li stanno già chiamando, si sentono tutti i giorni. I presidenti di Confindustria territoriale hanno rapporto con i prefetti. Allora, io dico, se le cose che ci siamo detti hanno un qualche fondamento, forse è meglio muoversi subito per non fare in modo che a settembre queste situazioni poi si debbano rincorrere. Quindi da questo punto di vista avere la capacità non solo di fare l'ordinario ma di programmare questi profili potrebbe essere essenziale come servizio in territorio, senza trovarsi poi di fronte a scenari che mi è sembrato di sentire possano essere anche preoccupanti. Per far questo però ci vogliono le forze per poter condurre adeguatamente delle battaglie, perché per alcuni colleghi sono state realmente delle battaglie. Io potrei ricordarvi casi di prefetti che dall'alloggio ai malati da soli hanno continuato a dare indicazioni in videoconferenza in attesa, e qualcuno anche dalla sala di animazione. Ecco, questo non è mai emerso, non è mai venuto fuori giornalisticamente, è il nostro stile di lavorare in silenzio, però voglio concludere dicendo che il silenzio e l'abitudine a lavorare senza alzare la testa dalla scrivania in alcuni casi, non può poi significare il fatto di essere ricordati solo quando si serve, con il rischio, attenzione, lo dico a Sergio, che poi si dica, ma sti prefetti quanto tempo ci mettono ad esaminare le istanze di prosecuzione delle attività, diciamo, delle aziende? E quanto ci mettono? Probabilmente se avessero avuto il triplo del personale, avrebbero messo addirittura di meno, perché nel frattempo le altre attività non è che si svolgevano. Quindi se uno vuole una macchina efficiente la deve dotare. Voi avete detto che l'emergenza va prevista, non va subita. Ecco, partiamo da questo profilo, partiamo dalle prefetture, dotiamole di sale operative che siano in grado effettivamente di rispondere al momento, dotiamole di una formazione continua, dotiamole soprattutto di professionalità che siano in grado, come diceva Sergio, di essere orientati sempre di più al risultato. Noi siamo una categoria, e chiudo, che nei prossimi 5 anni vedrà, per ragioni assolutamente legate a cambi generazionali, un grande ricambio. Ecco, anche le scelte da questo punto di vista, io credo, finalmente è arrivato il momento, che vadano orientati sui risultati e non soltanto su profili che in qualche caso possono dare riscontro a elementi di valutazione, il merito. Ecco, noi chiediamo, sembra strano che un'organizzazione sindacale chieda soprattutto questo, chiediamo soprattutto il merito, cioè il riconoscimento di persone che, come avete potuto vedere, si sono rimboccate le maniche, di fronte ai problemi li hanno risolti, evidentemente, capite, avendo un background di cultura giuridica, di cultura professionale abbastanza particolare. Ecco, noi siamo molto lontani, lo dico
al professor Vassallo, ma lo dico anche agli altri, diciamo alcune generazioni hanno abbandonato da tempo l'idea dell'elite, l'idea della rappresentanza, l'idea dell'eccellenza. Molti di noi si danno del tu serenamente con tutto il personale, siamo abituati a lavorare in squadra, molti di noi hanno una formazione manageriale o provengono del privato, i più giovani dei colleghi che sono entrati anche nel concorso fanno una prova manageriale. Quindi devo dire, questa gestione dei conflitti, come diceva il nostro maestro, il prefetto Mosca, la gestione delle complessità è entrata all'interno delle categorie delle prefetture da molto tempo. Chiediamo soltanto che questo ci venga reso possibile anche avendo le risorse per poter lavorare bene a servizio della collettività. Quindi grazie a tutti, grazie per la pazienza, anche per avermi ascoltato, e a presto con gli amici, arrivederci, e a tutti gli altri in qualche altra occasione. Grazie mille. Buona serata a tutti. A tutti. Grazie, arrivederci. Grazie Sergio, grazie Maurizio. Buon lavoro a tutti. Grazie, buon lavoro a tutti voi.